Buongiorno a tutti, benvenuti alle frontiere dell'innovazione nella supply chain della marca del distributore, trasparenza, digitale e collaborazione. Grazie per essere presenti oggi così numerosi, è un'occasione estremamente interessante, credo, per il parterre anche dei relatori, per i contenuti. Questo evento organizzato da Marca by Bologna Fiere, dai IPLC, Retailer Brand Specialist Italia, è realizzato anche in collaborazione con AIRAI. E il Marca Training è un momento sostanzialmente di scambio e, se vogliamo, anche uno scambio che aiuta tutti noi a crescere, ad avere un po' di formazione, un po' sull'approccio basato nel condividere esperienze vicine alla forma del learning by doing. Siamo nell'ambito degli eventi Verso Marca 2021 e abbiamo adesso un'agenda da presentarvi di estremo interesse. In particolare vediamo l'agenda del seminario che stiamo presentando, l'intervento da parte di Domenico Lunghi, di benvenuto, ma anche di riferimento alle nuove opportunità per gli espositori a Marca by Bologna Fiere. Avremo poi un intervento centrale, storico, diciamo che è quello che attendiamo tutti gli anni con grande attenzione, ed è quello di Gianmaria Marzoli, il Retail Solution Vice President di AIRAI, sulle performance di mercato del 2020 della marca del distributore. Vedremo quali sono gli elementi di novità e quali sono anche le prospettive. Passeremo poi a una fotografia fatta attraverso una survey, un sondaggio online verso il mondo business to business, che riguarda l'innovazione della marca del distributore, quindi uno dei temi che dobbiamo affrontare oggi. Sarà Stefano Ghetti, Managing Partner IPLC Italia ed Expertise on Field, a presentarci queste informazioni. Dopo questa prima fase avremo un momento di domande e una pausa caffè, che crediamo sia importante quando il tempo dedicato al seminario è nei termini della giornata di oggi. Quindi sono domande e risposte che potranno essere fornite dai relatori, soprattutto della prima parte della presentazione. Nella seconda parte andremo avanti con l'intervento di Giovanni Panzeri, direttore della marca del distributore di Carrefour Italia, sulle nuove frontiere e le prospettive della marca del distributore di Carrefour. Passeremo poi a un altro interessante tipo di esperienza, che è quella delle opportunità e dei limiti per lo sviluppo del settore surgelati e gelati della GDO. È Renato Bonaglia, presidente dell'Unione Nazionale Alimenti Surgelati, che ci presenterà un po' il quadro, la situazione, grazie anche proprio a questa organizzazione tutta italiana che aggrega imprese del mondo del surgelato, che ovviamente è molto attiva anche nella marca del distributore. Infine, ma non certo per importanza, l'esperienza potremmo dire all'avanguardia sui temi della tracciabilità e della trasparenza per il consumatore, il caso Coop Italia, in particolare la linea origine Coop, che sarà presentato da Francesco De Rose, brand manager Coop di Coop Italia. Quindi abbiamo questo programma molto intenso, lascio subito la parola a Domenico Lunghi per la sua introduzione e il suo intervento. Buongiorno a tutti, grazie a Paolo Palomba, grazie a tutti gli importanti relatori che oggi saranno presenti, ma anche grazie a tutti i colleghi che stanno attivamente lavorando su Marca, che sarà la prima delle manifestazioni fisiche che avranno luogo nel 2021. Ci sono molti temi e io quindi, anziché fare un lungo discorso, vorrei darvi delle pillole informative che i colleghi mi hanno pregato di riferirvi. Anzitutto il tema della sicurezza, cioè è chiaramente un tema che assilla un po' tutti, però noi abbiamo un protocollo europeo che abbiamo implementato, faremo una manifestazione dal 9 all'11 di ottobre sana, e poi utilizzeremo lo stesso protocollo che è stato implementato anche in altri quartieri europei ed italiani
Domenica si è concluso a Parma il Salone del Camper con 54.000 visitatori. Quindi noi l'anno scorso abbiamo fatto 12.000 visitatori, non abbiamo nessuna ragione per dover pensare appunto che ci possano essere dei problemi per quanto riguarda la gestibilità dell'afflusso dei visitatori. Il protocollo prevede molte misure di sicurezza che servono a tutelare ovviamente sia gli espositori che i visitatori che noi stessi poi che organizziamo, per cui si va da misure per semplificare la ristorazione anche per voi espositori, alle misure sugli accessi, alle misure ad esempio sui biglietti. Ecco, i biglietti saranno acquistabili solo online e quindi noi avremo modo di controllare prima se le persone che vogliono iscriversi devono sottostare a delle misure di quarantena e non le faremo entrare come già successo recentemente su altre iniziative. Quindi noi attualmente abbiamo sul fronte delle adesioni una situazione che è identica a quella dell'ultimo anno, che ricordiamo era una situazione in crescita del 20% sull'edizione precedente e Marca è un evento che negli ultimi 5 anni ha raddoppiato di dimensioni, è passato da 500 espositori a 900 espositori, quindi noi andiamo a riconfermare probabilmente l'anno prossimo una situazione simile a quella che abbiamo avuto quest'anno, il che ovviamente mi rende felice. Sul fronte della presenza delle insegne, chiaramente ci saranno per loro delle aree espositive di maggiori dimensioni, proprio per quello che vi dicevo prima, le misure che stiamo mettendo in campo per ridurre i rischi. E loro ci hanno assicurato in un corso di un recente incontro che tutti i loro incaricati, i loro buyer, saranno presenti sugli stand. Quindi noi adesso non abbiamo ragione in questo momento di dubitare di quello che accadrà. È ovvio che nessuno di noi ha la sfera di cristallo e quindi dobbiamo solo sperare che tutto proceda per il meglio. Vorrei però a questo punto darvi alcune pillole su alcune novità che accompagneranno la prossima edizione e che credo siano abbastanza interessanti. Anzitutto è riconfermata l'area del fresco, anzi più essere riconfermata raddoppia di dimensioni più o meno, Marca Fresh, a riprova del fatto che è stata un'area che ha riscosso molto l'interesse di chi l'ha seguita. C'è un'ulteriore novità che è l'area del vino. Durante il lockdown ci è stato segnalato da più parti, in particolare dal Comitato delle Insegne che ci aiuta nella gestione, negli indirizzi della manifestazione, e ci è stato segnalato una crescita di interesse per il settore del vino e quindi stiamo organizzando una presenza di alcune cantine che possano essere particolarmente interessanti. Ci sono delle insegne estere che probabilmente saranno presenti con espositori con lo stand, dico probabilmente perché il problema non è l'Italia ma sono i loro problemi di provenienza, i loro paesi di provenienza che non siamo sicuri che consentiranno loro di poter essere presenti in fiera, però speriamo che questo sia possibile. Ci sarà il tema della disponibilità di un nuovo grande padiglione, il 37, che stiamo pensando di utilizzare come all'interno del layout espositivo. Ne parleremo con i nostri partner di ADM, decideremo insieme come procedere e poi vi faremo sapere. Comunque ci sarà quindi anche un layout rinnovato, complice il fatto che qui in Bologna Fiera abbiamo un padiglione nuovissimo che inauguriamo adesso a ottobre. Ci sarà una forte presenza del free from, il settore del senza glutine, senza lattosio, ma anche il discorso del senza zuccheri, senza pesticidi. È un settore che sta riscuotendo sempre più l'interesse delle insegne e quindi le aziende di questo comparto noi le abbiamo stimolate a essere presenti e ci sarà un'area che le accompagnerà. Ho detto prima delle difficoltà che ci sono, in particolare dagli Stati Uniti, per quanto riguarda i buyer internazionali. Come ricorderete, a gennaio avevamo avuto una delegazione fortissima di grande distribuzione americana, erano una trentina di insegne presenti. Purtroppo io credo che a gennaio non li avremo presenti tutti. Per rimediare abbiamo fatto un accordo con Alibaba che ha a sua volta un accordo già fatto con Cosmoprof, la nostra fiera, per cui Alibaba ha all'interno del suo sito un'area con circa 20 milioni di buyer da 190 paesi.
cercheremo di fare in modo che questi buyer siano informati di quello che avviene su Marca, ci sarà un'area specifica dedicata a Marca e quindi ci sarà il modo comunque di poterli contattare. È una partnership che stiamo definendo in questi tempi, non riguarderà Marca ma in generale Bologna Fiere, è partita come vi dicevo da Cosmoprof, quindi dal settore della cosmesi. Comunque loro hanno, perché gli Stati Uniti, loro di questi 20 milioni di buyer, 9 milioni sono americani e grandissima parte è gente che si occupa del settore food. La partnership loro l'hanno proposta essenzialmente per Sana, per il settore del biologico, che negli Stati Uniti, come sapete, è il primo mercato. Quindi l'ultimissima informazione, mi sono un po' dilungato ma credo che siano state informazioni utili, l'ultimissima informazione riguarda il bando SIMEST che è stato approvato il 15 di settembre, è una notizia freschissima ma estremamente importante per voi espositori. Di fatto, se poi ieri vi abbiamo mandato un PowerPoint per spiegarvi meglio come funziona, di fatto c'è la possibilità di avere un finanziamento che copre il 100% delle spese di partecipazione, quindi sia l'area espositiva che gli allestimenti, che tutte le spese accessorie e quindi anche, non lo so, uno acquista la presenza nella fiera virtuale che ci sarà di Marca all'interno del sito di Alibaba, anche quella è, se presentata in un'unica soluzione la richiesta di finanziamento, anche quella è finanziabile. La cosa interessante è che il 50% può essere a fondo perduto, dipende dalle condizioni della vostra azienda, quindi alla fine vi costa a metà partecipare alla fiera. Credo che sia un tema che per molti di voi sia interessante approfondire, i nostri colleghi sono a disposizione. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ripasserei la parola a Paolo Palomba, grazie ancora. Grazie Domenico, quindi informazioni devo dire interessanti, utili, quindi verso Marca 2021 procede con determinazione. Una piccola nota prima di passare la parola al prossimo relatore per coloro che sono da remoto e la possibilità quindi di poter fare le domande utilizzando nel menu che trovate con il cursore in basso del sistema Zoom l'icona DNR, domande e risposte, o Q&A a seconda della modalità che state utilizzando. Potete formulare le domande scrivendole in quello spazio, vi pregheremo di fare delle domande piuttosto sintetiche e le raccoglieremo in modo tale che nei due momenti previsti della prima parte e della seconda parte poi potremo sottoporle ai nostri relatori. Lascio subito quindi la parola a Gianmaria Marzoli che ci introduce al tema delle performance di mercato 2020 nella marca del distributore, novità e prospettive. A te Gianmaria, grazie. Vado? Mi sentite? Prego, sì. Ok, grazie, buongiorno a tutti, è sempre un piacere partecipare anche se quest'anno da remoto a questa manifestazione. Davvero mi sento parte un po' della storia, essendo stato presente fin dalle origini di Marca. Allora, il mio compito oggi è quello di darvi un quadro della situazione del mercato, ovviamente con un particolare riferimento alla marca del distributore. Io per essere sicuro del collegamento stacco il video e poi ci rivediamo anche in video alla fine. Eccoci qua. Allora, i temi dell'agenda sono questi, quindi parliamo un po' anche del mercato. Quest'anno davvero la situazione ha creato un po' di disruption sul mercato, accelerando alcuni trend, facendone emergere di nuovi, e quindi anche sulla marca del distributore, che continua a essere un motore della crescita del nostro settore, il Covid ha avuto sicuramente degli impatti. Innanzitutto partirei con Gianmaria, scusa ti interrompo perché non riusciamo a vedere la condivisione della tua slide. Erano sharizzate.
Adesso le vedete? Adesso sì, grazie. L'avevo già messo in modalità sharing. Ora vi dicevo dell'agenda, non ci torno più sopra. Quindi il punto di partenza è darvi qualche elemento di sintesi sui macro indicatori del mercato. Se escludiamo l'online, il canale fisico, fino a 15 giorni fa stava crescendo di 7,5 punti. Evidentemente sono crescite che non vedevamo nella distribuzione moderna probabilmente da metà degli anni 90, a essere ottimisti. In questo contesto la marca del distributore continua ad avere delle performance di 4 punti superiore alla media del mercato, perché è cresciuta di 11 punti. Ci sono altri due elementi che vorrei sottolineare. Come vediamo, la crescita complessiva in particolare nel periodo del lockdown, c'è stato un contributo complessivo di quello che chiamiamo inflazione, che si è scaricata sul mercato nel periodo, importante che notiamo una volta dopo tanti anni che se ne parla, non stanno più crescendo gli assortimenti complessivi dei diversi canali. In questa chart, che non vuole essere un quadro di Picasso, vedete le curve degli andamenti dei canali settimanali. Perché ho messo questa chart? Perché vedete che se andiamo ad individuare delle date precise, quindi il 21 febbraio, l'11 marzo quando c'è stato il lockdown, il 4 maggio quando è iniziata la fase 2 e poi diciamo l'estate da metà giugno in poi, vedete come sono cambiati progressivamente i trend dei canali fisici. Quando c'è stato nelle due settimane successive abbiamo cominciato a fare un po' tutti delle scorte, tutti i canali sono cresciuti, anche con tassi intorno al 20%. Dopodiché c'è stato lockdown. Il lockdown ha significato sostanzialmente tre cose dal punto di vista della situazione dei canali. Lockdown che evidentemente ha chiuso un po' tutti noi in casa. Siamo andati tutti nel punto di vendita più vicino. Questo ha privilegiato certamente il supermercato, certamente la prossimità e certamente il discount. Ha penalizzato i punti di vendita più grandi ed è sostanzialmente dei trend come la crisi degli ipermercati che vedete in certe settimane hanno viaggiato a tassi di decrescita delle vendite del 10%, ma anche i superstore e anche la catena più importante che opera nel superstore ha avuto delle difficoltà nel periodo di lockdown. Vedete che il canale, forse per la prima volta da tanti anni, ha avuto delle flessioni. La Pasqua è stata una settimana di rimbalzo negativo per tutti i canali, poi c'è stata la fase 2. Dentro la fase 2 io ho individuato anche una fase, forse una fase 3, che l'ho chiamata arrivo all'estate, perché appena iniziata la fase 2 sostanzialmente si sono riallineati un po' i trend, ma i trend dei canali che vi descrivevo prima durante il lockdown sono sostanzialmente rimasti. Invece più ci spostiamo verso l'estate, più si rientra in trend che già vedevamo all'inizio dell'anno, quindi rientra la crescita della prossimità, continua la crisi dell'iper, ma i canali che andavano bene prima, nel periodo Covid, ritornano ad essere quelli più performanti. Anche gli specialisti casa persona che durante il periodo Covid sono stati veramente penalizzati. Non tutti i punti vendita erano aperti, evidentemente la penalizzazione c'è stata anche perché tendenzialmente noi dovevamo comunque fare la spesa in un unico punto vendita e in quel punto vendita ci rifornivamo di tutti i prodotti. È evidente che un canale specializzato, ripeto, che non aveva neanche tutti i punti di vendita aperti in quel periodo, ne risultava particolarmente penalizzato. In questa slide ho aggiunto il tema dell'online, che non ho messo
per motivi anche di scala, vedete a sinistra, l'online è partito con un più 50% inizio anno ed è arrivato ad avere punte di crescita del 250% durante il periodo del lockdown. In particolare nella formula del click and collect, che ha avvicinato molti consumatori che hanno provato per la prima volta il canale, soprattutto grazie alla formula del click and collect. Vedete, non mi so soffermare a dilungarmi oltre, ma vedete come le crescite davvero esponenziali di questo canale ci sono state sì durante le varie fasi della crisi, ma poi si sono sostanzialmente consolidate intorno a un raddoppio delle vendite settimana su settimana anche nel periodo estivo, con ancora un click and collect che è sempre più vicino a lavorare con vendite di 3 volte superiore allo scorso anno. Quindi se ai canali fisici aggiungiamo anche la crescita dell'online gli specialisti, il 7,5 diventa sostanzialmente un più 8,3%, e su questa chart vedete poi il contributo che diversi canali hanno portato alla crescita: quasi 4 punti i supermercati, 1,5 punti di discount, comunque su base annua i superstore, che dopo la fase critica del lockdown hanno cominciato a crescere, come abbiamo visto, portano più di 1 punto, la prossimità porta 1 punto e quasi 1 punto porta anche il mondo dell'online. Se guardiamo alla sinistra della slide, vedete che ancora una volta gli ipermercati, che già erano un canale che soffriva, hanno subito ulteriormente un'accelerazione nella decrescita delle loro vendite. Poi sappiamo che su questo canale ci sono tante attività di trasformazione delle reti, e vedremo cosa ci riserverà il futuro, andando a capire se ci saranno delle opportunità di ripresa anche per gli ipermercati di nuova generazione. Cosa ci sta dietro queste crescite dei diversi canali? Ci sono i volumi, come vi ho detto. Volumi che crescono mediamente di 6 punti, vedete che crescono più o meno intorno a questa cifra in tutti i canali, ad eccezione ovviamente degli ipermercati. Vi dicevo anche all'inizio come punto di un po' differente rispetto agli scorsi anni, c'è anche un contributo legato alla crescita dei prezzi, che vedremo però concentrato in una parte particolare dell'anno. Continua un po' in tutti i canali quello che chiamiamo le franco mix, quindi un apprezzamento del carrello della spesa. Anche qui è abbastanza sistematico in tutti i canali, compreso gli supermercati. Riguardo al pricing, abbiamo visto che c'è stato un contributo alla crescita del mercato, dei diversi canali, vedremo anche delle diverse merceologie, legato a un effetto che abbiamo chiamato inflazione. In realtà, più che di inflazione, quindi variazione dei prezzi complessivi, aumenti di listino, è successo che durante il lockdown, ma anche poi la tendenza continuata dopo, c'è stato un fortissimo calo della pressione promozionale. La pressione promozionale, che nei vari anni era già leggermente calata, da 29 a 28, eravamo arrivati a 27, lo scorso anno, vedete che quest'anno si attesta su un 25 punti medi, però data da tre situazioni molto, molto diverse. Se prendiamo l'inizio dell'anno, quando ancora non era successo niente, di fatto siamo nell'intorno del 27%, 26,9, con però una diminuzione pari periodo di 1,4. Il periodo del lockdown è stato veramente disastroso da questo punto di vista, perché vedete le promozioni sono, la pressione promozionale è calata al 23%, 6 punti in meno dell'anno scorso. Le motivazioni a nostro avviso sono abbastanza chiare: andavamo nei punti vendita, compravamo velocemente, quello che trovavamo in promozione che ci serviva lo compravamo, andati in rottura di stock piuttosto velocemente, c'era il problema dei rifornimenti, e poi c'è stato anche un tema che è un po' di
aziende, sia dell'industria che della distribuzione, hanno ridotto effettivamente il numero o la presenza di prodotti in volantino, c'erano anche meccaniche promozionali che non si potevano più eseguire, pensiamo alla promoter, e magari c'erano anche nei volantini prodotti che in quel momento non ci serviva acquistare. Tutto questo ha generato sia una diminuzione della pressione, che vedete sul lato destro, un crollo complessivo dell'efficacia di pari punti. Cosa è successo dopo? È chiaro che a livelli promozionali al 23% non era ipotizzabile potessero continuare. In effetti la pressione promozionale è ripresa, non è ripresa del tutto. Ovviamente dietro la pressione promozionale ci sono anche accordi contrattuali fra le aziende e le diverse insegne. Non è ripresa del tutto, siamo ancora al 25.4%, ma quello che continua ad essere veramente deficitario è l'indicatore dell'efficacia promozionale. Vedete, nel quadrimestre maggio-agosto l'efficacia delle promozioni, pur su una pressione ridotta, è di meno 13 punti, è il minimo storico. Questo è un indicatore che negli anni abbiamo visto sempre calare, oggi siamo davvero ai minimi storici. Quindi questa è una leva che sicuramente era da parte dell'industria di il Covid ha enfatizzato la necessità di applicazione dello scarico terra di questa leva. La pressione promozionale si è scaricata su un aumento dei prezzi a scaffale che avete nel periodo del COVID fra i due punti e mezzo, a maggio è diventato 3 punti, poi vedete che pian piano è rientrata. Oggi siamo in una situazione di deflazione complessiva, con situazioni differenziate nei diversi reparti. Mediamente nel cura della persona siamo a meno 2 punti, al contrario nell'oltrofutta, che è sempre un mercato dove inflazione e deflazione, questo indicatore ha una maggiore variabilità, siamo intorno al punto percentuale. Però diciamo che oggi, con un po' di ripresa di pressione promozionale, la ripresa guerra competitiva fra le insegne sul mercato, che in qualche modo nel lockdown era stata disciplinata dal lockdown stesso, ha riportato l'indicatore della variazione dei prezzi in territorio leggermente negativo. Prima di arrivare alla marca commerciale, un'ultima nota relativamente ai prodotti, alla dimensione prodotto. Vedete che alla fine il trend di mercato è particolarmente sostenuto dai prodotti alimentari, in particolare i prodotti freschi, i prodotti dei gelati e surgelati, come pure del cura casa. Qui dietro ovviamente ci stanno le tendenze che già conosciamo tutti. Sono cresciute tutti i prodotti alimentari di base, un esempio per tutti le farine, come pure se guardiamo il mondo della cura casa sappiamo tutti che il mondo dei detergenti specifici, dell'alcol e così via hanno avuto una impennata importantissima nel periodo del lockdown e continuano ad avere delle performance decisamente straordinarie. Quindi la necessità della sicurezza spinge alla crescita di questi prodotti. Però vedete che alla fine, se guardiamo i prodotti alimentari, i prodotti della cura della casa stanno andando a due cifre, non stanno particolarmente performando bene i prodotti per la cura della persona, i prodotti per gli animali e anche le bevande. In realtà le bevande scontano un periodo estivo quest'anno tendenzialmente, seppur caldo in termini relativi, meno caldo dello scorso anno, e quindi con crescite più contenute che appunto questo effetto clima. Un elemento importante sul mercato, che poi ci ritroveremo quando parleremo di marca del distributore, è il discorso che vi accennavo prima degli assortimenti. In periodo Covid
gli assortimenti, ricordatevi, vi ricordo che Gian Maria, parliamo di assortimenti. Scusami. Sì? Allora, c'è un problema di instabilità della banda e di audio. Allora, ti suggeriremo una soluzione. Procederemo ad far avanzare le slide qui noi dalla sede dove stiamo trasmettendo, e così tu puoi occupare la tua banda esclusivamente con il tuo parlato, e ci chiederai tu quando dobbiamo cambiare la slide. No, mi spiace, quindi tolgo la sceneggiazione del video. Quindi io direi che adesso proviamo a fare così, se riesci a togliere la condivisione possiamo procedere con... Siamo esattamente nella slide dove stavi cominciando a parlare adesso. Ok, quindi è la slide 11. Mi spiace. Dici tu, semplicemente ci dai un'indicazione, cambio slide e noi procediamo. Ok. Grazie. Il video è stato tolto? A posto. Ok. Okay. Quindi sono sulla slide 11. Dove appunto vi proponevo la situazione relativa agli assortimenti. Ricordavo che la misurazione di questo indicatore fa riferimento intanto ai prodotti che passano alle casse ogni settimana e quindi evidentemente risentono tanto di quello che esiste in assortimento continuativo quanto di quello che entra e esce, ma anche di quello che succede quando un prodotto è in assortimento ma è in autostock, che è un po' quello che è successo nel periodo del lockdown. Vedete come delle drammatiche diminuzioni di licenze vendute nel periodo di marzo e nel periodo di aprile, un po' in tutti i canali, vedete, mediamente parliamo di 2, 3, 4, anche 5 punti di diminuzione di referenze vendute, ad eccezione dei discount, che in realtà non hanno mai avuto questo problema. Come pure nel periodo del lockdown i supermercati di prossimità, che in qualche modo erano diventati un piccolo supermercato, hanno ricominciato a vendere prodotti che magari non tenevano neanche in assortimento, come faccio un esempio, i prodotti surgelati, ma anche alcuni prodotti per la cura della casa, si sono riforniti, li hanno venduti, e questo ha permesso di generare non solo quelle crescite che abbiamo visto, ma ha permesso di supplire alla impossibilità di spostamento e quindi alla spesa di emergenza in un unico sotto un unico tetto, seppur punti vendita, questi punti vendita non fossero attrezzati prima del lockdown con un assortimento completo. Passato il lockdown non si è più ripreso questo indicatore. Anche qui parliamo un po' di una situazione che è stata un po' disratica. Commentavo ieri con Paolo che da tantissimi anni che si parlava di si cercava di ragionare su una razionalizzazione degli assortimenti, nessuno di noi poi ha mai visto una decrescita di questo indicatore. In realtà lo stiamo vedendo adesso per la prima volta. Ancora una volta fanno eccezione di discount, tutti gli altri canali stanno flettendo gli assortimenti di circa un punto. Ancora una volta si escono da questa graduatoria con un numero ancora più importante gli ipermercati, che diminuiscono le loro referenze di circa 5 punti, ma anche qui, oltre a una situazione diciamo simile a quella che sta succedendo sugli altri canali, con una rivisitazione complessiva degli investimenti, qui c'è anche un tema legato alla rivisitazione complessiva dei punti di vendita. Sappiamo tutti che ad esempio il passaggio degli ipermercati Auchan a Conad ha portato a una riduzione complessiva delle superfici, che ha impattato in prevalenza sul non food, ma ha impattato anche sul mondo del largo consumo confezionato, con maggiore enfasi che poi viene data ai prodotti freschi non confezionati.
Se passiamo alla slide successiva, un punto sull'online. Allora, l'online abbiamo visto ha avuto crescite straordinarie. Sostanzialmente nei primi sei mesi dell'anno si è fatturato quanto si è fatturato complessivamente in totale nel 2019, la quota è arrivata vicina ai 2 punti, nel periodo del lockdown è stata anche 2,5 punti, nonostante tutte le difficoltà che hanno avuto le insegne, che anche le più importanti che lavoravano in questo canale, lavorano in questo canale da tanti anni, si sono trovate sostanzialmente impreparate e quindi c'è stato un collo di bottiglia dal punto di vista dell'offerta, in particolare sulle consegne. Evidentemente questa situazione sta un po' rientrando, le aziende si stanno attrezzando, i tassi di crescita rimangono comunque superiori al 100% come abbiamo visto prima. In questo contesto la marca del distributore, come abbiamo visto ormai da anni, ha un posizionamento competitivo a parità di insegne che lavorano sia nell'offline che nell'online molto più importante e con crescite altrettanto significative. Vedete, oggi parliamo di quota marca distributore di 26 punti contro 20,2 medio, ripeto, parliamo a parità di insegne con crescita di 2 punti contro la crescita media in queste insegne di poco meno di un punto nel canale fisico. Nella chart successiva vi segnalo ancora una volta come all'interno dell'online la formula del click and collect, cioè quella che ha performato meglio, sta performando meglio, ormai ha una share all'interno dell'online che delle vendite di e-commerce che si ha ai 15 punti, sta quasi triplicando le vendite e l'analisi che facciamo anche sui clienti risulta che la maggior parte dei clienti che si sono avvicinati all'online nel periodo Covid si sono avvicinati proprio utilizzando la formula del click and collect. Se vogliamo è un po' una formula mista, nel senso che io uso l'online per fare l'ordine e poi vado nel punto vendita in qualsiasi punto di consegna. Ormai stanno prendendo molto piede i locker disposti in vari punti delle città per ritirare la spesa. Questo ha anche permesso permette in quel periodo di avere maggiore libertà nei tempi di consegna e soprattutto avere una certezza e non fare lunghe code nell'attendere che la spesa ci venga consegnata a casa. Quindi passerei a questo punto alla chat successiva, cominciando a raccontarvi di quello che è successo al distributore. Il distributore, abbiamo visto, sta crescendo. Su base annua abbiamo superato gli 11 miliardi e mezzo, in questo numero non ci sono i discount, gli decimi discount siamo sicuramente sopra i 17 miliardi. La crescita è decisamente interessante, la quota quest'anno media tende ad essere superiore al 20%. L'anno scorso avevamo sfiorato, eravamo arrivati al 19,9%, però avevamo visto come dalla seconda parte dell'anno la quota della marca del distributore fosse costantemente sopra il 20%. Quest'anno siamo già in media su questi risultati, però interessante osservare cosa è successo durante e cosa sta succedendo nel post-Covid. Allora, la marca del distributore è stata la grande vincitrice sullo scaffale nel periodo Covid. Ha raggiunto il 21,1%, crescendo di 1,8 punti a pari periodo rispetto allo scorso anno. Però guardate cosa sta succedendo nei mesi successivi. Io col mestiere guardo i numeri e oltre a guardare i trend consolidati cerco anche di guardare se c'è qualche segnale debole. Se guardiamo i mesi successivi, particolarmente andando da maggio verso agosto, vedete che la quota marca di distributore torna sotto il 20%. Non possiamo ancora dire con trend consolidato, però è un segnale debole.
probabilmente la ripresa della pressione promozionale, che evidentemente ha investito molto di più le grandi marche che non la marca del distributore, come vedremo fra poco, gioca un ruolo su questo tema, come pure giocano un ruolo gli assortimenti. Però certamente quello che possiamo notare oggi è che nel trimestre maggio-agosto la marca del distributore ha una quota del 19,7, quindi torna sotto il 20% e di fatto non cresce più in termini di quota rispetto allo scorso anno. Piccolo segnale debole, vedremo poi a gennaio, quando ci incontreremo a Marca, cosa succederà dal punto di vista sia delle scelte che farà il consumatore sullo scaffale, sia delle scelte che faranno le diverse insegne per sostenere la crescita della marca del distributore. Nella chart successiva abbiamo una sintesi complessiva degli indicatori che poi commenterò più nel dettaglio, quindi la crescita in valore di 11 punti, che è sostanzialmente spiegata da una crescita dei volumi, la quota in valore che abbiamo visto comunque su base annua crescere. Rimane il mondo del mainstream quello più importante, perché ancora come incidenza superiore al 70%, anche se è un'incidenza che sta diminuendo nel corso degli anni, anche perché sono le linee specialistiche come il mondo del premium che prendono sempre più piede. Due indicatori che in qualche modo possono spiegare anche l'andamento del performance della quota: la pressione promozionale è scesa a poco più del 15%, anche se qualche segmento come il premium è sopra il 20%, il numero di referenze anche per la marca di distributore non sta più crescendo. Guarda che il numero di referenze, a mio parere, è sempre stato l'elemento che ha guidato un po' la crescita della marca di distributore. È chiaro che in un momento come questo, dove le referenze non crescono più, qualche impatto probabilmente a livello di trend di quota, come abbiamo visto, tende ad esserci. Nella chart che viene dopo vi ho riportato un indicatore che tutti conosciamo, che è quello della correlazione inversa che c'è sostanzialmente fra superficie del punto di vendita e quota della marca commerciale, che è legata evidentemente dalla numerica degli assortimenti, cioè bassa quota nei grandi ipermercati, grande quota nei piccoli supermercati e nei negozi di prossimità, anche perché vedete che l'elasticità del referenzamento della marca del distributore va da 2.000 referenze nei grandi ipermercati a meno di 1.000 o poco più di 1.000 nei piccoli supermercati. Però quello che cambia evidentemente è il referenzamento di tutto quello che è l'industria di marca. Guarda, è 18-19.000, i 2.700 piuttosto che 4.300 referenze nei supermercati piccoli. È evidente che questo ha un trade-off sulle performance. Però il punto che volevo sottolinearvi era un po' legato a quelle che possono essere le prospettive di sviluppo dei canali. Da una parte, che è chiaro che se diventano più importanti l'e-commerce, i supermercati di medie dimensioni o anche la prossimità tiene le quote che ha raggiunto durante il lockdown, è evidente che questo è un elemento che fisiologicamente porta dei benefici alle performance complessive della marca del distributore. L'altro punto è che è legato alle insegne. Il mercato italiano si sta concentrando e le prime insegne del mercato sono quelle che stanno facendo dello sviluppo della un pilastro delle loro strategie. Senza svelare nessun segreto, Conad e Coop sappiamo tutti hanno una marca del distributore molto importante, le insegne che vanno bene si stanno sviluppando, è chiaro che portano verso l'alto la quota della marca del distributore. A proposito di insegne, nella chart successiva ho provato a segmentare il mercato in tre classi sostanzialmente: le insegne che vanno meglio del mercato, dove il meglio quest'anno non è più 1,5, più 1, più 0,5, ma è quel più 8 che vedevamo prima, quindi chi va molto bene
va a tasse a due cifre, chi in media va intorno all'8%, chi va peggio va veramente male. Se guardiamo questo indicatore, vediamo che c'è un 40% del mercato di fatto da molto vanno molto Tutto il mondo. Gianmaria, non sì. Ti sentiamo, puoi ripetere perché è alternato un po'. Questa slide, la parte finale. Stavo dicendo che ho clusterizzato le insegne. Di fatto c'è un 40% del mercato che va molto meglio del mercato stesso, c'è un 40% che va in linea col mercato e c'è un 20% che va molto male. I tassi di crescita poi li vedete di fianco, chi va molto bene va intorno al 14%, chi va mediamente bene va intorno al 10%, chi va molto male va veramente male, va meno 11%, però in questo mondo ovviamente ci finisce nella una buona parte il mondo sciano, che sappiamo sta migrando complessivamente, è migrato, ormai la migrazione è quasi finita, adesso il mondo Conan. Quello che mi interessa sottolineare, al di là della cartellizzazione delle insegne, è che la marca del distributore in tutti i cluster va molto bene, soprattutto in quelli che vanno mediamente e meglio del mercato. Vedete che la marca del distributore spunta delle crescite di 4-5 punti superiore rispetto all'andamento del prodotto di marca industriale, quindi sta guadagnando quota. È ancora una volta un connubio positivo fra aziende di GDO che vanno meglio e guadagnano quota sul mercato e marca di distributore che si sviluppa molto bene in queste insegne e contribuisce a questa performance positiva dell'insegna stessa. Parlerei adesso un paio di slide di prodotto, quindi nella slide successiva vediamo sostanzialmente che la marca del distributore, che cresce all'11%, in realtà fa segnare delle performance estremamente positive nel mondo alimentare, in particolare se guardiamo la quota nel mondo della drogheria, nel mondo del fresco, dove i tassi di crescita sono a due cifre e le crescite di quota nella drogheria è quasi un punto e nei prodotti freschi è di un punto e mezzo. Cresce anche molto nel segmento del freddo, quindi gelati e surgelati, ma vedete che sostanzialmente la performance di quota è relativamente contenuta, seppur su una quota che nel settore di competenza è di 29 punti. Quindi vuol dire che sostanzialmente la marca distributore nel mondo del freddo, andando a una velocità leggermente migliore al prodotto di marca, ma non molto migliore al prodotto di marca come sta succedendo nella drogheria e nel fresco. Sottolineare altri paio di elementi, le crescite contenute nel mondo delle bevande, della cura della persona e della cura della casa, dove addirittura la marca del distributore non sta crescendo in termini di quota. E anche questo è un segnale un po' diverso da quello che abbiamo sempre dato nel corso degli anni, dove si segnalava che sostanzialmente in tutti i reparti, indipendentemente dalla quota più o meno alta o più o meno bassa, la quota da marca distributore cresceva. Sapendo che uno dei relatori della seconda parte è il dottor Bonaglia, che è presidente di UNES, ho aggiunto una slide, che è quella successiva, che fa vedere come nel mondo del freddo, dividendolo fra gelati e surgelati, la marca distributore in alcuni segmenti tende a essere fortemente leader e alla grandissima rispetto all'industria di marca. Ve li ho segnati in verde, vedete il mondo dei vegetali naturali, del pesce, dei piatti pronti, dei sughi, anche dei vegetali preparati, dei dolci. Vedete che
partendo da una quota media nel mondo del surgelato di quasi 31 punti, qui si parla di quote che vanno dal 35 al 46, con tassi di crescita particolarmente interessanti. Qui secondo me anche sul mondo del surgelato si vede un po' l'effetto del tema che diciamo anche prima degli italiani che sono diventati un po' tutti cuochi, vedete? La marca distributore non cresce nel mondo dei piatti pronti e dei vegetali preparati, cresce molto di più invece negli ingredienti di base che poi ci permettono di avere la materia prima che è cucinata poi da noi in casa. Sempre parlando di prodotti, ma spostandoci su un'altra prospettiva, nella chart dopo quella sul gelati vedete un po' il tema della segmentazione. Dicevamo come pillar iniziale, il mainstream è ancora la parte più importante del mercato, perché è il 76% se includiamo anche non solo le linee insegne nazionali ma anche quelle della DO locale. Cresce quest'anno di 11 punti, crescono molto le linee funzionali, però all'interno, combinando i tassi di crescita con il peso che questi segmenti hanno, vedete che 8 punti degli 11, come ho detto, vengono dal mainstream. Gli altri vengono da tutti gli altri segmenti. C'è ancora una volta una segnalazione su una crescita del primo prezzo, che cresce del 20%. Cosa significa questo 20%? Che c'è una corsa sfrenata da parte delle insegne, da parte di tutte le insegne, a reinserire primi prezzi all'interno degli assortimenti della marca di distributore? Direi di no, nel senso che questa performance, al di là del fatto che valgono 4 punti sul mercato, che comunque non è poco, valgono più dei prodotti funzionali, ad esempio, dei prodotti per bambini. Il fenomeno è ancora piuttosto circoscritto a un'azienda che sta in periferia a Milano e è leader nel mercato dei superstore. No, non vi ho detto il nome, di fatto. Dietro la segmentazione ci sono le leve di marketing. Nella chart successiva vado a proporre sostanzialmente la segmentazione declinata all'interno dei vari reparti. E vedete che alla fine possiamo dire che è il mondo dell'alimentare quello che forse anche per sua natura si presta di più alla segmentazione, quindi la revisione e maintenance degli assortimenti è molto a livello di segmentazione, impatta molto le categorie dell'alimentare, sia avesse dell'ortofrutta, anche un pochettino nel freddo, comincia ad esserci qualche esempio di applicazione di segmentazione. Gli altri reparti vedono un'incidenza dei segmenti di alta gamma leggermente più contenuta, ad eccezione del mondo bioecologico, che evidentemente impatta in maniera anche importante il mondo del cura casa e anche le linee naturali nel mondo della cura della persona. Dicevamo delle leve di marca, continuando il discorso delle leve di marca, dopo aver parlato dell'assortimento, nella chat successiva vi propongo quello che sta succedendo dal punto di vista del prezzo, che un po' abbiamo già intuito. Da una parte uno forte decremento della promozionalità, che è sempre stata più bassa della promozionalità dell'industria di marca, che oggi è arrivata ad essere 15 punti contro 28, quindi 13 punti in meno rispetto alla promozionalità che abbiamo visto complessivamente in diminuzione anche dell'industria di marca. E questo significa per la marca del distributore lavorare molto di più sul prezzo scaffale, rendendo sempre più diciamo economiche ed accessibili le diverse linee proposte, anche quelle che come il premium e le linee biologiche spuntano
dei prezzi complessivamente più alti rispetto alla media delle categorie, rispettivamente di 29 punti e di 23 punti, ma decisamente più economiche rispetto ai corrispettivi competitor industriali e rispetto allo scorso anno anche più conveniente rispetto a se stesso, quasi 2 punti di investimento del prezzo scaffale. Una nota anche sul mainstream, che sappiamo essere, abbiamo visto essere la parte più importante della marca del distributore, mediamente parliamo di una convenienza di 18 punti rispetto alla media delle categorie, l'indice 82, e anche qui c'è stato un investimento anno su anno che raggiunge quasi il punto, meno 0,8. Vado a chiudere parlando di assortimenti. La prima chart, dopo quella dei prezzi, ci fa vedere come la contrazione degli investimenti che abbiamo visto essere importante a livello di canale ha impattato anche la marca del distributore. L'ha impattata di meno in generale che non nell'industria di marca, ma vedete che non abbiamo più una crescita importante degli assortimenti come abbiamo osservato sostanzialmente per tutto il 2019. Già all'inizio dell'anno si era vista una certa flessione, nei mesi post-Covid e nei mesi post-Covid le referenze diminuiscono dai 2 ai 3 punti. È evidente che prima o poi il trend di continua crescita delle referenze avrebbe avuto necessariamente una fine. È arrivata questa fine, in ogni caso rimane piuttosto stabile la quota relativa rispetto alla marca industriale. Eravamo 15,2 lo scorso anno, siamo a 15,1 quest'anno. Questo 2,8 nella chart, meno 2,8, nella chart successiva lo spieghiamo a livello di segmenti, dove al di là delle variazioni vi vorrei portare sulla parte sinistra della slide, perché in realtà vedete le variazioni della crescita del segmento del premium è una referenza. Mediamente ne avevamo 142 l'anno scorso, ne abbiamo 143 quest'anno, quindi la variazione delle referenze, a sinistra avete il valore assoluto, è guidata sostanzialmente da una contrazione delle referenze del mondo mainstream, che è andata da 1140 referenze, diciamo, ad 1137 referenze ad agosto del 2019 ed è andata a 1088 referenze oggi, quindi con una contrazione sostanzialmente di 4 punti pari a 49 referenze. Vado a chiudere sull'ultima slide per dirvi che questa contrazione delle referenze è figlia anche ovviamente del minor numero di lanci che vengono fatti in assoluto. Già lo scorso anno leggevamo un trend decrescente, 6.600 referenze lanciate contro le quasi 8.000 dell'anno prima. Quest'anno sulla marca del distributore è successa la stessa cosa che poi è successa sul mercato. Dal Covid in poi si è sostanzialmente fermato il processo di lancio di nuovi prodotti. Poi il prodotto è il codice EAN, quindi l'inserimento di nuovi codici quest'anno per la marca del distributore è 30% in meno rispetto allo scorso anno. Parliamo di 3.000 codici, che non sono pochi, ma sono il 30% in meno rispetto al pari periodo dello scorso anno, e di conseguenza anche il fatturato collegato a questi codici è decisamente meno importante. Siamo sotto i 200 milioni di vendita sui primi 8 mesi contro i 550 milioni di vendita associate ai nuovi codici che leggevamo nello scorso anno. Rimane comunque significativo il fatto che dei nuovi codici 1 su 4 appartengono a prodotti nell'area del premium funzionale biologico, meno al mainstream. Di fatto questo è un trend piuttosto consolidato che già osservavamo da oramai qualche anno, coerentemente con le politiche di segmentazione che le insegne hanno
applicato al mercato. Vedete il primo prezzo, l'effetto che vi dicevo prima di quell'insegna di cui non vi ho detto il nome, lancio lo scorso anno, e il primo prezzo ovviamente ne ha beneficiato sia in termini di fatturato che in termini di numerica assortimentale. Quest'anno a conferma che non c'è stata la corsa da parte di tutte le insegne a reinserire il primo prezzo a marchio del distributore. Diverso è se parliamo di a marchi industriali, vedete che non c'è comunque una corsa a, almeno fino ad oggi, a popolare nuovamente sotto il marchio dell'insegna questo segmento. Io sono stato nei tempi assegnati, mi scuso per la qualità della trasmissione, spero sia. Grazie riusciti, comunque Gianmaria, siamo riusciti a seguirti, direi, molto bene. Basta trovare un po' le soluzioni. Grazie a te. Grazie, cose molto interessanti, credo che ci sarebbero molti spunti da commentare, uno solo per dare l'evidenza di come la quota della marca del distributore è pari al 26%, oltre al 26% online. Provavo a fare una botta di conti, come si suol dire, se quel 26% fosse solo anche offline, calcolando tutta la grande distribuzione, potremmo avere quei 10-12 miliardi in più di giro d'affari della marca del distributore in Italia. In realtà IPLC ha realizzato anche una ricerca specifica sulla marca del distributore online in alcuni paesi europei più importanti. Possiamo dire che la crescita dell'online è dovuta anche al fatto che è cambiata un po' l'offerta dell'online. Per noi l'online, anche nel grocery, è sempre stato on delivery, quando già in Francia il click and collect aveva delle percentuali dall'anno scorso molto rilevanti. Dalla fine del 2019 anche i retailer italiani hanno cominciato a offrire il click and collect e adesso si stanno moltiplicando le iniziative con la distribuzione dei locker. È sempre una questione di accessibilità e quindi l'online sta in qualche modo prendendo un ruolo fondamentale. Ma perché i consumatori online sono più orientati alla marca del distributore? Vi dico solo un elemento che è emerso dalla nostra ricerca, perché comunque la marca del distributore è un punto di riferimento, è un qualche cosa che rassicura, perché è presente in tutte le categorie, perché più o meno, se siamo già clienti di quell'insegna, la conosciamo e quindi ci facilita un processo d'acquisto che online, ahimè, è molto più noioso che non fatto dal vivo. Quindi da interrogarsi su questa indicazione. Questo canale ormai è stabilmente presente anche nel grocery in Italia, dovremo farci conti integrandolo probabilmente in una logica di omnicanalità insieme ad altri. Io vi invito a fare le domande, abbiamo un paio di domande dalla sala, ma vi invito anche a farlo da remoto scrivendole qui, perché appena dopo l'intervento di Stefano Ghetti avremo la sessione delle domande per i primi relatori. Passo la parola a Stefano Ghetti, di Managing Partner di PLC Expertise on Field, che ci presenta i risultati di una breve survey fatta con le aziende sostanzialmente rispetto alla loro visione, alcuni aspetti della marca del distributore per l'innovazione. Grazie. A te Stefano. Siamo qui per presentarvi quindi una breve survey online nella quale abbiamo proposto tre velocissime domande per introdurre gli interventi dei relatori a questo webinar sull'innovazione della marca del distributore. La domanda a monte è: sono tutte distintive a parità di prodotto le private label delle diverse insegne? Ci riferiamo infatti a quel lavoro di ricerca molto spesso condotto in stretta collaborazione tra produttori e retailer lungo l'intera supply chain, quindi all'innovazione di processi di prodotto e non solo alle novità. La prima domanda che abbiamo posto è se quanto è percepibilmente differenziata la qualità della marca del distributore a parità di tipo di prodotto fra le insegne del retail. Noi vediamo negli istogrammi verdi una scarsa rilevanza, vediamo negli istogrammi blu una rilevanza intermedia, mentre vediamo negli istogrammi gialli una significativa e forte rilevanza. Le risposte che abbiamo ottenuto ovviamente non possono prescindere dall'analisi della categoria.
Quindi troviamo le private label più distintive nelle categorie dei freddi, dei freschi e dei freschissimi. È qui infatti che il retailer può maggiormente differenziare la propria offerta e la propria private label. Non a caso vediamo gli istogrammi in fondo sulla destra, i latticini, i surgelati e i gelati, il vino, l'ortofrutta, la carne, il pesce, i formaggi e i salumi. Dalla parte opposta, quindi la prima istogramma, invece scarsamente differenziabili, vengono lette le bevande, quindi come poco differenziate. E troviamo invece in una soglia di indifferenza le altre categorie, quindi del grocery, quindi pasta, riso, farina, del pane, dolciario, biscotti, conserve, ma anche il non food. Un'altra interessante domanda che abbiamo fatto è: il produttore di marca del distributore, quando ha un'innovazione disponibile, con quale criterio seleziona il retailer cliente a cui proporla per primo? Al primo posto vediamo che è stato identificato il retailer che fa in quella specifica categoria una costante ricerca e innovazione. Questo indipendentemente da quelle che sono le dimensioni del retailer. E questo vale per oltre un 52% degli intervistati. Poi il 48% degli intervistati ha invece dichiarato ovviamente il cliente più importante per il suo fatturato. Oppure, vediamo risposte meno rilevanti, il 44% il retailer disponibile a coinvestire in cambio di un'esclusiva temporale, o 40% il retailer disponibile a un contratto pluriennale che gli permetta quindi di avere un ritorno dell'investimento sostenuto. Scendiamo via via col 36% al retailer che è disponibile a comunicare in modo significativo l'innovazione di prodotto, per poi arrivare con un 24% ai clienti più redditizi, e poi troviamo in fondo alla graduatoria o il retailer che non riusciamo ad avere come cliente, o per lato opposto il cliente che vogliamo premiare per la partnership che ci ha dimostrato negli anni passati. L'ultima domanda è: per quali motivi un produttore potrebbe investire con i retailer in un sistema di tracciabilità digitale dall'origine delle materie prime alla marca del distributore in casa del consumatore? Circa il 70% degli intervistati ha risposto pragmaticamente perché offre una visibilità più ampia dell'identità del produttore, della marca del distributore al consumatore. Quindi è un modo per il produttore per diventare visibile anche agli occhi del consumatore della marca del distributore. È altrettanto vero che il 65% degli intervistati ha anche affermato che questo consente al retailer una narrazione trasparente dall'origine della materia prima fino alla sostenibilità sociale ambientale della filiera, e ovviamente il produttore è parte di questa filiera. Molto, molto meno rilevanti, siamo intorno al 30%, sono le risposte relative a garantire tempestivamente il proprio operato anche nei confronti dei propri fornitori, quindi tutta la filiera della subfornitura, o piuttosto che per ridurre i costi del processo di richiamo di un prodotto non conforme e o dannoso. Ancora meno rilevante, 26%, per poter mostrare in tempo reale l'utilizzo di materiali sostenibili riciclati nel packaging e o l'assenza di sostanze non gradite. Solo un 20% lo farebbe solo se espressamente richiesto dal retailer. Ancora meno del 9%, per offrire in tempo reale una maggior garanzia dell'assenza di sfruttamento della manodopera. Infine, una velocissima sintesi dei profili che hanno risposto a questa survey: il 40% svolgono ruoli apicali all'interno delle organizzazioni che hanno risposto, un 22% nell'ambito delle vendite e del marketing, ma abbiamo anche un 18% che si occupa di ambiti di acquisti o category management, altre funzioni aziendali sempre intorno al 17%, e infine la produzione è un 4%. Lasciamo quindi agli interlocutori che mi seguono il tempo necessario per approfondire questi tre temi appena accennati. Grazie. Grazie Stefano per questa veloce survey che ha messo proprio in evidenza gli aspetti di relazione tra il produttore e la marca e il retailer per la marca del distributore. Un'innovazione che si può fare necessariamente a due, si deve fare a due,
e che ha toccato un paio di temi che abbiamo messo anche nel titolo della nostra giornata, quello della collaborazione, quello della trasparenza, sul quale tra le altre cose avremo un interessante intervento dopo da parte di Francesco De Rose di COP. Vi invitiamo adesso ad ascoltare un attimo la domanda che rivolgiamo in questo caso a Gianmaria Marzoli. La domanda fa riferimento a un dato che è stato presentato sui canali che riguarda il discount. La media della crescita dei canali era il 6,9% dei discount contro una crescita del mercato Italia del 5,9%, quindi un punto in più. Sembra che stia avanzando la crescita quindi della quota, data questa differenza, dei discount in Italia. Ci puoi dire, Gianmaria, qualche elemento di tendenza, di previsione che ci dia anche delle indicazioni su come questa quota in quali tempi potrebbe evolvere nei prossimi mesi e anni? Prendo la sfera di cristallo. No, vabbè, allora, il discount diciamo che sta investendo molto in reti di vendita. Contrariamente agli altri canali, si sta sviluppando, oggi abbiamo più di 5.500 discount sul territorio nazionale, la quota è intorno al 17,5-18%, quota valore, i dati che venivano riportati erano le tendenze a volume. Se prendiamo un riferimento medio di convenienza di discount del circa il 30-35%, se tanto mi dà tanto volume, dobbiamo aumentare questa quota del 18 di circa il 30%, quindi arriviamo complessivamente intorno ai 23-24 punti mal contati. La storia della crescita del canale non parte oggi, è da un po', da qualche anno, e le crescite sono sempre state di circa mezzo punto all'anno, appunto, mi dicevo, sostenute da questo sviluppo rete piuttosto importante. In realtà ridurlo solo allo sviluppo della rete mi sembra davvero riduttivo, perché ci sono stati tutta una serie di elementi legati alla qualificazione della rete, pensiamo solo a cosa ha fatto Lidl, che peraltro parla anche in comunicazione di supermercati, non più di discount, quindi non è solo ampliamento numerico, ma anche rimodulazione e riqualificazione delle superfici, vuol dire anche riqualificazione e rimodulazione degli assortimenti, la qualità percepita dei prodotti discount da tutte le analisi di tutti gli istituti, compreso noi, ma anche Paolo possa confermare, è cambiata drammaticamente. Un po' di discount hanno cominciato a inserire prodotti di marca, altri che sono venuti in Italia, come Aldi recentemente, già avevano nell'assortimento dei prodotti di marca, ovviamente in qualche caso non sempre con formati diversi rispetto al competitor supermercato, ma ovviamente a prezzi molto, molto competitivi. E per venire alle previsioni, è chiaro che dobbiamo aspettarci che questa crescita continui, tra l'altro in un canale che è molto concentrato su pochi operatori, se vogliamo, e quindi tanto operatori tutti performanti, lo Spin, Lidl, Aldi, MD, Penny, INS, di più, per citare solo i più importanti, ma che ho citato questi, siamo abbondantemente sotto l'80% della share di mercato. Quindi dobbiamo, a mio parere, mettendo un po' la sfera di cristallo, dobbiamo attenderci una quota in crescita di questo canale, anche perché in tutta onestà le previsioni economiche dei prossimi mesi non sono particolarmente brillanti, e quindi il tema della convenienza, senza rinunciare alla qualità, e questo gli discount l'hanno capito, sarà sempre più
un tema su quale le insegne dovranno lavorare. Aggiungo un'ultima cosa per chiudere, quindi io mi aspetto che possa arrivare anche al 20% nel giro di 3-4 anni, insomma. Aggiungo una cosa, se andiamo a vedere gli investimenti in comunicazione delle insegne, credo che il mondo dei discount sia quello che investe di più, puntando proprio sugli asset che dicevamo prima. Qualità, il supermercato, la convenienza, la completezza degli assortimenti, la semplicità della scelta, punti vendita più accoglienti. Grazie Gianmaria, molto interessanti le tue considerazioni, perché evidentemente è un fenomeno articolato quello che sta determinando anche un po' questa crescita, ed è interessante anche la tua conclusione che sottolinea come gli investimenti di comunicazione nell'ambito del retail siano effettuati anche in buona parte dai discount. Siamo esattamente puntuali con la nostra tabella di marcia. Rimanete online, vi invitiamo tutti a prendere una breve pausa, ci troviamo alle 11.30 esattamente, tra 10 minuti, in questa pausa non sconnettetevi, rimanete connessi, siamo sempre qui per la seconda parte che sarà sicuramente ancora molto interessante. Grazie, a 10 minuti da adesso. Eccoci, ricominciamo, riprendiamo, auspichiamo che siamo riusciti tutti a fare una pausa, anche a guardare quelle due urgentissime mail che magari avete lì che aspettavano, perché vi possiate così dedicare a questa interessantissima seconda parte della mattinata. Parliamo di nuove frontiere, prospettive della marca del distributore Carrefour. Giovanni Panzeri, direttore della marca del distributore. Giovanni, a te la parola, grazie. Va bene, buongiorno a tutti e grazie dell'invito che per 16 anni consecutivi accetto, anche perché sono sempre molto interessante. Difficile dare sempre spunti nuovi dopo 16 anni che veniamo qui a parlare di marca privata, però diciamo che ci sono comunque sempre spunti per provare a migliorare quello che è la nostra visione, soprattutto strategica. Allora io cerco di darvi un po' qualche idea su come stiamo sviluppando la marca privata, ma soprattutto ho ripreso il discorso di trasparenza digitale e collaborazione, perché è un percorso che abbiamo già iniziato, ma penso a tutti i distributori, ma soprattutto in un momento storico come questo ci sono vari cambiamenti, probabilmente sono tre parole che assumono un peso molto più rilevante rispetto all'anno passato. Questo già sono 2-3 anni che vengo come veste Carrefour, parliamo di transizione alimentare, quindi a livello mondiale comunque il gruppo Carrefour si sta impegnando in un sviluppo o comunque in un cambiamento su quello che può essere la transizione alimentare, sostenibilità e quant'altro, ed è un processo a livello globale in tutti i paesi, dove sostanzialmente viene declinato su alcuni asset. Uno è il bio, dove Carrefour vorrà diventare il leader di venditori di bio. In realtà a livello mondiale siamo tra i più grossi venditori di prodotti biologici, diciamo soprattutto a livello di retail, si parla di filiere, si parla comunque di prodotto a marchio che sia un prezzo accessibile a tutti, si parla di freschezza, si parla di difesa, di produzioni locali, quindi globali ma locali, e comunque anche di parlare di servizi efficienti innovativi, processo che abbiamo iniziato tanto tempo fa e che adesso stanno esplodendo sostanzialmente. Per cui la trasparenza digitale e collaborazione, ho portato alcuni esempi di come stiamo sviluppando la marca privata, soprattutto nel futuro, dove però riusciamo a toccare questi tre item. Beh, PEC sostenibile in realtà è un argomento che sono qualche anno che lo stiamo facendo, c'è anche il collega di Coop, sicuramente ci sono aziende
leader su questo fronte, sono da anni che lavorano, però secondo me se tutti insieme, ma l'avevo portato anche sul tavolo del comitato scientifico di Fiera Marche, che se tutti noi retailer con la marca privata chiediamo alle fornitori, diciamo, uno sforzo in questo senso, si trova una massa critica dove anche i nostri partner sicuramente riescono a fare investimenti in macchine e in tecnologia. Quindi secondo me nel futuro questo tipo di argomenti devono essere fatti anche forse un po' più in sinergia, in collaborazione fra di noi, perché poi al di là del nostro ruolo, i nostri negozi, in realtà sono tecnologie o comunque sono sviluppi dove i nostri partner e fornitori devono fare investimenti, per cui se lo fanno solo per me o solo per Coop o Conad o per chi resta, comincia a diventare complicato. Se la massa di retail andiamo sul mercato, secondo me avremo grossi risultati. Quindi diciamo a livello globale l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di imballi, ma anche di averli riciclati e riciclabili, l'avevamo già detto. In questo caso abbiamo iniziato con i nostri fornitori, dove stiamo lavorando per avere vari prodotti o packaging che sono catalogati come riciclabili o riutilizzabili. Noi adesso abbiamo lanciato tutti i flaconi e ammorbidenti con il 100% di plastica riciclata, nel latte fresco abbiamo il 50% di plastica riciclata, poi nell'ortofrutto ovviamente tutto ciò che è carta FSC. Quindi sono alcuni esempi, ma in realtà l'obiettivo del 2025 è avere tutti i prodotti di marca privata con questo tipo di approccio, e stiamo comunque ritrovando un buon riscontro dei nostri fornitori. Un progetto abbiamo fatto poi, ma lo dico con Frutagel, che è un partner che segue molto, che è molto attento a questo tipo di logiche. Non so, non vorrei essere esagerato, ma forse siamo i primi distributori che da marca privata abbiamo sostituito la bottiglia in PET dei nettari con il Tetra Pak, che è normalmente più dedicato a quelle che sono le bevande classiche. Magari non saremmo i primi, magari mi sono sbagliato, però adesso è entrato sul mercato, dove cerchiamo di comunicare anche sul digitale, ma comunque anche sul packaging, in realtà una riduzione dell'effetto gas serra, ma anche la riduzione della plastica. Quindi è stata una scelta anche un po' difficile, perché il Tetra oggi è utilizzato in altri tipi di segmenti di prodotto, mentre in questo caso è sempre stato la bottiglia in plastica PET. Sono percorsi che qualcun altro ha già iniziato anche nei legumi, nei sughi, ricito Coop perché comunque è un'altra azienda che ci lavora molto, ma piano piano insieme secondo me riusciremo a trovare delle soluzioni adatte anche al mondo per il packaging. Nell'agroalimentare stiamo facendo grandi progetti, abbiamo già presentato negli anni precedenti anche durante la Fiera Marca. Noi sul mondo dell'ortofrutta abbiamo fatto con Crea, sostanzialmente stiamo eliminando tutti i pesticidi dannosi per le api, abbiamo anche messo delle arnie nei nostri frutteti e quest'anno forse raccoglieremo anche i primi mieli. Per cui adesso l'abbiamo messo all'interno dei capitolati di prodotto, e per cui oggi tutto l'ortofrutta dovrà essere certificata secondo la tutela delle api con Crea. Anche qui ovviamente il rapporto con il fornitore e collaborazione deve essere molto stretta, perché vai a toccare la campagna un anno prima della raccolta e insieme devi costruire tutti i processi di produttivi. Stessa cosa sul benessere animale, con cui poi abbiamo iniziato a collaborare con la filiera nutrizionale, che è l'arricchimento di omega 3 naturali, quindi per avere un buon bilanciamento omega 3 omega 6, che è benessere animale, ma alla fine lo si trova anche poi nel latte e piuttosto nei derivati, con Cœur Blanc Bleu, che però è francese ma in Italia si chiama filiera nutrizionale. Quindi anche con lì a tre mani, anzi a sei mani, a tre persone, stiamo lavorando per avere il cambiamento proprio nell'alimentazione degli animali. Per cui anche questo sono progetti che stiamo portando avanti tra benessere e alimentazione, e stiamo avendo comunque un grosso riscontro, perché la sensibilità da parte dei produttori secondo me è quasi molto più alta della nostra o anche del cliente stesso. Parlando poi di digitale, ovviamente tutto quello che stiamo facendo stiamo cercando di andare verso un nuovo mondo. Quindi avevo già presentato negli anni passati la blockchain, che noi comunque in Carrefour continuiamo a sviluppare, e l'obiettivo è quello entro il 2025 di avere un po' tutte le filiere tracciate con la blockchain, che in realtà è una digitalizzazione sostanzialmente dei capitolati e dei processi che oggi già mettiamo in piedi, e per cui stiamo cercando di dare la trasparenza e l'informazione maggiore ai nostri clienti, soprattutto in questo momento dove probabilmente anche con le pandemie l'attenzione a quello che si mangia o da dove arriva è molto importante. Sulla filiera delle arance stiamo iniziando un nuovo progetto che nella filiera, si può dire, tecnologica, blockchain, tutti gli anelli oggi sono più o meno digitalizzati,
era il primo anello della catena che non era digitalizzata, che sono per esempio i quaderni di campagna. Oggi tutti i nostri sia produttori ma anche allevatori animali hanno i quaderni di campagna, che sono tutti cartacei. Noi abbiamo con questa società che si chiama X-Farm, faremo un primo test nelle arance dove i quaderni di campagna verranno digitalizzati e quindi parleranno immediatamente con poi tutta la filiera blockchain, per cui tutto il processo avviene direttamente sul campo con uno smartphone o comunque con un applicativo, dove tu tutto ciò che dai in termini di antigrittogami, di colture, tutto anche di irrigazione, viene tutto già tracciata su un'applicazione che poi scarica i dati direttamente all'interno della blockchain, questo giornalmente. E in più ci sono anche, possono essere inseriti anche dati sensoriali ambientali, perché comunque all'interno del campo puoi mettere tutto ciò che è idrogrammetria, piuttosto che anche valorizzazione o temperatura, quello che serve per l'agricoltura. Quindi è, diciamo, l'ultimo anello, è il primo, ma era l'ultimo da digitalizzare e collegare all'interno di questa blockchain. E partiremo con la filiera delle arance, che è stata anche una delle prime. Poi parliamo anche di un progetto presentato l'anno scorso, qui c'è anche il presidente di Coldiretti con cui abbiamo iniziato la collaborazione, è che noi, molti altri nostri, diciamo, colleghi retteli stiamo lavorando, l'obiettivo è quello di valorizzare e tutelare soprattutto la filiera agronomica italiana, dove però per noi, poi dopo da un progetto sono stati prodotti, quindi abbiamo già lanciato circa una decina di prodotti con all'interno materia prima da filiera FDAI, per cui poi come vedete sul pack abbiamo messo il bollino, si parla sia della pizza fatta a Napoli piuttosto cimitera piuttosto che la pasta, e poi abbiamo tantissimi altri prodotti che stiamo sviluppando attraverso di loro. Questo secondo me è un progetto molto importante, un po' per valorizzare le filiere italiane, ma perché per quanto riguarda Carrefour soprattutto, noi oggi abbiamo già circa 32 referenze che avranno già un pack multilingua, tra cui ci saranno anche questi prodotti FDAI che noi esportiamo con i nostri colleghi all'estero, soprattutto a livello europeo, ma anche Romania, Polonia, piuttosto che anche Argentina o Dubai. È un progetto che sta prendendo piede, già oggi fatturiamo diversi milioni di euro con questo marchio qua sui nostri partner all'estero, per cui può essere un ottimo viatico per di nuovo parlare dell'italianità e delle filiere italiane, per cui anche con Prandini il progetto è interessante soprattutto per questo tipo di spinta. Poi andando poi nello specifico del digitale di cui si è parlato anche con Marzoli, allora, noi è un po' che lavoriamo sull'e-commerce, lavoriamo sul digitale e lo stiamo usando non solo più, diciamo, per così, per fare la spesa online, che comunque anche noi ormai pesa quasi il 4% del nostro giro d'affari, per cui sicuramente ha un peso molto rilevante, e però lo utilizziamo anche un po' per comunicare, oppure in questo caso mi ha lanciato le nuove zuppe Carrefour, per cui cerchiamo di utilizzarlo un po' come uno shop in shop o comunque dando visibilità ai nuovi prodotti che lanciamo, quindi un mix tra faccio la spesa ma anche un mezzo di comunicazione. Ovviamente ci sbizzarriamo su Facebook, Instagram, che sono dei social che non sono certo da retailer, nel senso da prodotto, ma più di così di community per mettere le foto delle vacanze, però diciamo che anche questo è un modo per raggiungere i clienti e piano piano capiremo l'efficacia, però è un buon modo anche per avere il ritorno, il feedback dei nostri consumatori, perché quando la metti poi ci sono i famosi haters da gestire, però è sempre un buon modo anche per avere una risposta del cliente. Senza parlare di e-commerce, infatti non so, facciamo attività come l'aperitivo Terre d'Italia oppure sul bio sconti, quindi cerchiamo di fare delle attività mirate, quindi attività tematica, si può dire un po' come un volantino ma in maniera un po' più dinamica, e poi abbiamo creato dei shop in shop all'interno del nostro e-commerce, per cui vedete abbiamo Terre d'Italia, abbiamo tutto il mondo bio, abbiamo dei shop in shop dove tu entri e tu puoi comprare tutto Carrefour Bio e il bio piuttosto che Terre d'Italia, quindi stiamo cercando di creare dei siti o comunque dei portali che siano un po' più dinamici e sostanzialmente che siano un po' più rispondenti alle esigenze del cliente. Questo è se volete fare acquisti online oppure non comprate, però andateci a vedere, comunque nel momento in cui uno compra il prodotto, un po' come fanno anche i siti di e-commerce classici, uno può dare il giudizio del prodotto, quindi hai sostanzialmente la media con le stelle e poi anche tutta una serie di quali sono gli altri in valutazione, un po' come fa Amazon, come fanno anche altri siti e-commerce,
E questo è molto interessante perché ci dà anche un po' una risposta, un feedback diretto di chi oggi ci compra, e nello stesso maniera parliamo con i nostri fornitori o consumatori, ma comunque è un po' come aprire le porte e essere esposti alle critiche, perché una volta che è sul sito è sul sito. Lo usiamo anche per fare il prodotto del mese, cioè magari ci possiamo dire: ah, il nostro uovo hanno preso 4,5 punti e sono molto ben apprezzate, quindi lo useremo anche un po' in termini di comunicazione, però è un buon modo anche per avere dei ritorni ai nostri clienti immediati, prodotti che noi testiamo come tutti sempre, però poi quando li metti sul mercato e la gente li compra ripetutamente, questo è un bellissimo esperimento, sono best practice prese da altri siti che non sono come il nostro, però questo è molto interessante. Poi per chiudere, anche per stare un po' stretto nei tempi, noi sono 3 anni che facciamo un salone Carrefour dove noi invitiamo fornitori di marca nazionale in realtà, e per presentare in 2 giorni le loro novità sia ai nostri canali diretti di vendite, ma anche ai nostri franchise, un modo per raccogliere tutte le nostre vendite, tutti i nostri negozi e presentare un po' le novità delle aziende di marca. E anche ovviamente il prodotto a marchio, che è sempre molto centrale all'interno. Ovviamente ci siamo trovati, come tutti, in una situazione, come siamo qua anche oggi, dove abbiamo gente online, dove siamo passati da un salone fisico a un salone digitale. Quindi è un po' un esperimento, l'hanno già fatto in Belgio, e diciamo che in Belgio sono online settimana prossima, quindi non vi posso dire l'efficacia che ha. Ovviamente erano 2 giorni, sono passati 5 giorni, uno entra in un portale e attraverso i video, attraverso presentazione, attraverso anche una specie di tour virtuale della fiera, uno va a vedere tutti i vari fornitori e sceglie di vedere, non so, il protamarchio oppure la Barilla o quello che è. Questo è di nuovo un lanciarsi in un mondo che sta cambiando, cercando anche di provare a tradurre ciò che apparentemente è solo fisico anche in digitale, vedere un po' la rispondenza. Tant'è che poi uno entrerà e ovviamente uno degli assi portanti anche del salone sarà quello della marca privata, perché comunque fa parte della strategia anche lì di Carrefour a livello globale, per cui stiamo cercando di, e l'interno uno può scoprire tutti i progetti nuovi, tutte queste cose che stiamo facendo e presentare, e durante i 5 giorni avremo anche lì sempre a disposizione, ci sarà io o qualcuno anche della mia squadra che, se vuole, uno clicca, può mandare una mail, può mandare un interattivo, e noi per 5 giorni risponderemo a domande, a richieste o quello che è. Quindi abbiamo cercato di creare un salone digitale interattivo e vedremo appunto un po' l'efficacia, quello che si riuscirà a fare. Questo è anche un modo per vedere le cose in maniera diversa e andare un po' più verso un mondo che forse non lo vediamo ancora bene, ma cambierà molto radicalmente. Finito, a posto così, grazie a Giovanni mille. Panzeri, molto interessante vedere intanto la quantità di iniziative, la rilevanza di queste iniziative, anche rivolte al consumatore, ma rivolte anche a monte della filiera, nel rapporto, come abbiamo visto appena adesso, con questa piattaforma per i produttori della marca del distributore. E una domanda, Giovanni, è proprio questa. In tutte queste iniziative che in qualche modo riguardano la marca del distributore che state assumendo e che state conducendo, in che modo, in che termini valuti la partecipazione da parte dei produttori nel, diciamo, starvi al fianco, nel far sì che queste iniziative procedano per il meglio? Riferendomi alla piattaforma di cui ho appena parlato, sicuramente qui io vedo una risposta a tutte quelle aziende che vedono questo insormontabile problema di non riuscire mai a parlare con qualcuno dell'azienda che non ci sente, eccetera. A volte magari basta una modalità di questo tipo per poter fare quella necessaria attività di filtro che un distributore deve fare, non per cattiva volontà non incontro le persone, ma semplicemente perché se dovesse incontrare tutti non avrebbe il tempo per farlo. Ecco, allora, questo tipo di iniziative credo che alla fine giocano anche a vantaggio di chi la produce, questa marca e distributore. Come valuti questo aspetto? Ma secondo me è un aspetto fondamentale, anche perché quando abbiamo tradotto dal fisico al digitale il salone, la più grossa rispondenza che abbiamo avuto anche di aziende che non fanno marca privata sono di quelle piccole e medie aziende, anche locali, che hanno subito aderito. La Coca-Cola di turno, la Nestlé di turno, alcuni hanno accettato, alcuni no, cioè dal fisico non sono passati al digitale, anche perché è oggettivamente
nessuno l'ha mai fatto, quindi non sappiamo poi se avremo tantissimi esiti o no. Onestamente è veramente un po' una sfida, abbiamo accettato noi. E quindi si sono trovati grandi player un po', ma non sappiamo, anche perché l'investimento per loro è abbastanza basso, però sono sempre soldi che metti. Invece la rispondenza delle piccole e medie aziende e locali è stata immediata con un grosso entusiasmo. Anche noi gli abbiamo dato supporto per realizzare i video per la loro azienda, un supporto, diciamo, documentale per poter metterlo su un sito, perché alcuni sono talmente piccoli, o comunque piccoli produttori, che si sono trovati spiazzati a dover realizzare, non so, un video istituzionale, il proprietario che parla, quindi stiamo dando, e per cui secondo me è una voce che possiamo dare molto forte ai clienti, ai nostri partner, e oltretutto, essendo digitale, tecnicamente aperto al mondo, quindi non è, mentre il salone fisico oggi era chiuso, diciamo, a noi operatori di Carrefour o i franchise o così, in questo caso invece sarà aperto, per cui secondo me la potenzialità per un piccolo produttore di farsi vedere è amplificata all'interno del digitale. Ovvio che il fisico magari ancora ci sembra la parte più adatta, ma per alcune aziende non è semplice, facile andare ad Amsterdam, andare a Dubai a fare, o a New York fancy food, quindi se questo tipo di sistema prende piede, c'è la gente che inizia a abituarsi a usare il digitale o comunque il web per andare a vedere, per queste aziende sarà fondamentale, perché le mette la visibilità a livello mondiale sostanzialmente. Bene, quindi un'altra occasione di accessibilità nella relazione fra chi produce e chi distribuisce, nella collaborazione, così come abbiamo visto molto interessante nella tua presentazione, Giovanni, il fatto di avere dei packaging di Terre d'Italia multilingua che vi consentono di fatto di aprire un'altra opportunità di vendita dei prodotti all'estero per i produttori italiani, quindi anche questa iniziativa sì, molto interessante fra le marche del distributore che sono state protagoniste ormai fin dall'inizio del posizionamento premium insieme a Fior Fiore, Terre d'Italia, Sapori Dintorni, eccetera, Viaggiatore Goloso. Grazie ancora Giovanni e grazie, passiamo adesso alla testimonianza e a uno scambio con il dottor Bonaglia. Renato Bonaglia, presidente della UNAS, Unione Nazionale Alimenti Surgelati, nonché CEO e owner di Alcas, dell'azienda Alcas, quindi una grande esperienza e competenza nel mondo del surgelato e anche una grande possibilità di conoscere, di vedere un panorama sia nazionale che internazionale che credo valga la pena di essere anche ascoltato con attenzione, proprio perché il mondo del surgelato in fondo è un mondo che è molto trasversale, cioè oggi qual è il prodotto alimentare che non si può proporre anche surgelato? Quindi tutte le categorie quasi sono disponibili. In questa logica cercheremo di esplorare in una chiacchierata che faremo insieme quali sono gli elementi che connotano questo settore e soprattutto anche nell'ambito della marca del distributore. Dottor Renato Bonaglia, prego. Grazie. Grazie per l'opportunità e per l'invito, ringrazio in particolare l'ingegner Lunghi e la Fiera di Bologna che ha voluto invitarci, è un onore per me poter parlare del settore nel quale lavoro e opero da molti anni. Come diceva correttamente Paolo, il settore dei surgelati è veramente qualcosa di interessante perché con l'arco insomma, degli anni in Italia si sono sviluppate delle competenze che sono state in grado veramente di portare talune eccellenze del Made in Italy nei più svariati posti del pianeta, sfruttando le potenzialità della catena del freddo, che è una cosa, come tutti voi sapete, abbastanza come dire, vecchia, ma il cui potenziale sembrerebbe vivere in questi ultimi anni una seconda giovinezza per le ragioni che magari poi molto velocemente cercherò di illustrarvi durante questa chiacchierata. Ecco, abbiamo pensato di fare questa sessione anche per cambiare un attimo le modalità, visto che c'è questa grande fruizione in via, cioè online, attraverso un pochino magari di interlocuzione con il moderatore, la cosa per me va benissimo e quindi non so se magari sì, Paolo vuole allora introdurre... Io lo spunto in realtà da cui partirei è quello che abbiamo visto questa mattina. Una quota media della marca del distributore ci ha fatto vedere Gianmaria Marzoli ormai al 30%, che sappiamo essere una quota che a seconda dei segmenti dei surgelati,
della marca del distributore e a seconda anche delle insegne ha una cosiddetta varianza molto ampia, quindi ci sono delle imprese che hanno una quota ben superiore al 30% nel surgelato per la marca del distributore e altre un po' meno. Ecco, allora, una considerazione che a cui chiederei di rispondere, però facendo magari una piccola fotografia prima di chi è UNAS e qual è il vostro obiettivo. Certamente. Allora, UNAS, ecco, grazie per questa domanda che mi permette di inquadrare il contesto. È un'associazione che è nata una decina d'anni fa unendo delle aziende italiane produttrici di frozen. Diciamo che qui vedete nella slide che vi ho messo, significa oggi una su una quarantina di aziende, è certamente l'associazione che raggruppa il maggior numero di imprese a livello numerico produzione del surgelato. Come vedete ci sono aziende che operano in tutti i settori del freddo, quindi da carne, pesce, piatti pronti, snack, prodotti da forno, dolci, dessert, pizze, vegetali, sostitutivi della carne. C'è una ampiezza che, come già prima veniva sottolineato, noi ci onoriamo di rappresentare in questo gruppo, che significa in numeri oggi circa oltre un miliardo e cento di fatturato aggregato e poco più di 1900 addetti. Quindi una realtà, questa associazione che ha effettivamente può essere portatrice di questi interessi di filiera perché ne ha una rappresentatività e si sta dando da fare sostanzialmente da una decina d'anni per fare che cosa? Per tutelare e promuovere gli interessi proprio di questa filiera. Come poi vedremo magari durante questa chiacchierata, vi sono moltissime potenzialità che la filiera del frozen in Italia può coprire in termini di potenziale anche per l'economia del nostro paese. In sommi termini UNAS oggi rappresenta questa filiera volendo fortemente integrare non solo la produzione ma anche la parte logistica, che ovviamente quando parliamo di catena del freddo è molto significativa, quindi abbiamo aggregato anche degli operatori logistici specializzati nella catena del freddo. Bene, grazie. Mi sembra di capire che in questo nuovo scenario, anche un po' post lockdown, si sia un po' manifestata una situazione che potrebbe essere veramente un nuovo scenario, una nuova opportunità per tutto il mondo dei surgelati. La richiesta di sicurezza, di genuinità, di sostenibilità. Quando surgeliamo un prodotto parliamo di una tecnologia che potremmo definire veramente antica, però altrettanto estremamente attuale. Ecco, quali sono i vantaggi e i limiti oggi per i consumatori in questo contesto del prodotto surgelato rispetto alle alternative che ci sono sul mercato? Ma allora, mi piace sottolineare che stiamo ancora in questo momento, di emergenza pandemica. I dati che abbiamo rilevato in questo scenario in quale tutti siamo stati un pochino coinvolti, per quanto riguarda il frozen, sono che l'apprezzamento, la qualità principale per il quale sono cresciute queste vendite, che anche AIRAI ha testimoniato poco fa, è sostanzialmente una delle caratteristiche che non è certamente la più importante a parer nostro, che è quella del fatto che il surgelato intrinsecamente è un prodotto vincente nella lotta allo spreco. A cosa mi riferisco? Ovviamente le persone sono rimaste molto più a casa, quindi hanno tutte iniziato questo comportamento di consumare in modo più massivo degli ingredienti, perché tutti si sono messi a cucinare, come è già stato detto, e lì è venuta fuori in modo dirompente il potenziale del surgelato come qualche cosa che permette di non avere spreco, perché sembra una banalità, ma ovviamente tutti i prodotti che oggi ci sono sul mercato sono quasi tutti realizzati con la tecnologia IQF, quindi sono porzionabili, uno si apre il sacchetto, prende quello che gli serve, lo chiude, lo rimette nel cassetto del freezer e il prodotto è pronto per essere utilizzato quando ne verrà la voglia, cosa che non si può dire per nessun'altra merceologia, perché come sappiamo, pensiamo per esempio ai prodotti freschi, una volta che noi abbiamo aperto la confezione o la consumiamo tutta, o se ne consumiamo una parte e la lasciamo nel frigorifero, chiaramente poi dopo due o tre giorni questa finisce spessissimo nella spazzatura. Quindi
la caratteristica veramente che emerge più importante è sicuramente questa: il surgelato è vincente nella lotta allo spreco, che non è una cosa da poco. Poi ovviamente ci sono diverse altre caratteristiche che sono più conosciute. I prodotti surgelati non contengono conservanti per legge, quindi non c'è chimica all'interno dei prodotti surgelati, perché il freddo da solo è in grado di preservare l'alimento, anzi di mantenerlo e mantenerne le ricchezze nutrizionali per lunghissimi tempi. Inoltre, un altro aspetto ovviamente non secondario, che negli ultimi anni la performance qualitativa dei processi che si sono via via innovati, parlo di processi di produzione, hanno permesso di ottenere qualità percepite del prodotto surgelato che sono veramente elevatissime. Ci sono molti studi universitari, soprattutto in UK, questo è un esercizio che viene ripetuto tante volte, fanno delle valutazioni di presenze, per esempio, di nutrienti all'interno di vegetali surgelati confrontati con gli omologhi freschi. Io dico freschi tra virgolette perché, come sapete, ormai il prodotto fresco che c'è sullo scaffale non è il cosiddetto garden fresh, cioè quello che viene preso direttamente dall'ortaiolo, ma è un prodotto che magari è stato raccolto già da diversi giorni, quindi non è più così fresco, e questo fa sì che queste analisi qualitative danno un'evidenza chiara che nel surgelato ci sono più nutrienti e vitamine che nel prodotto fresco, proprio perché il surgelato viene bloccato quando l'agronomo dice ok, questo vegetale è arrivato al giusto grado di maturazione, via, nell'arco di 2 ore è già nell'impianto di surgelazione. Questi sono sostanzialmente i vantaggi più importanti. Ovviamente ci sono anche dei limiti che il prodotto surgelato porta con sé. Quali sono? Intuitivamente la catena del freddo è qualcosa che soprattutto i nostri partner della distribuzione conoscono molto bene, devono gestirla ed è costosa, quindi c'è un processo di efficientamento della logistica e della distribuzione che ha un certo impatto e che ovviamente un pochino limita così la crescita della superficie disponibile al prodotto surgelato all'interno del punto vendita. Questo è un problema che, però, vedendo anche questi dati di trend di crescita che si stanno registrando, come ci ha fatto vedere egregiamente AIRAI, ecco, andrebbe forse fatta una riflessione anche su quanto è lo spazio oggi dedicato e se non varrebbe magari la pena invece di aumentarne un po'. Poi sicuramente un limite è il fatto che, a differenza, e qui mi riferisco all'Italia in particolare, a differenza di altri paesi, prendiamo per esempio la Francia o il Regno Unito, qui da noi ancora non sembra essersi attivato un vero e proprio category killer, come spesso vengono definiti questi operatori che sono estremamente specializzati in una categoria. Pensiamo a quello che sta succedendo nel pet food, per esempio, o nei negozi cura casa, cura persona. Ci sono tanti tentativi anche di importanti retailer che investono, e potrebbe anche essere, secondo me, perché no, insomma, auspicabile un tentativo di investimento anche in un settore come quello del frozen, visto che ci sono realtà come, ne cito per esempio un paio, le più famose, diciamo Picard in Francia o Iceland in Inghilterra, che hanno dei tassi di crescita, e nel lockdown hanno avuto dei benefici enormi, e sono ovviamente realtà specializzate nel frozen. Potrebbe essere interessante che magari qualche retailer approfondisca il potenziale, perché ne verrebbe ovviamente un beneficio per tutti i produttori. Bene, siamo pronti ad aprire quindi un progetto insieme a qualche distributore che pensi su queste cose. Del resto dobbiamo anche dire una cosa: durante il lockdown abbiamo visto le vendite che sono schizzate dei prodotti surgelati, pensiamo alle pizze che arrivavano al 70, 80, 90% di incremento, ma è curioso notare come nello stesso periodo siano incrementate altrettanto dell'80-90% le vendite di refrigeratori per le famiglie. Perché anche quello è un limite, un vincolo. Però tutti questi refrigeratori che adesso hanno comprato le famiglie, bisogna che li riempiamo, insomma. Quindi bisogna che ci sia un po' più di spazio, un po' più di possibilità per trovare i prodotti. E quindi la proposta, l'idea di un category killer o anche semplicemente di un specializzato, qualcuno esiste già, ma sono segmenti, cioè nel mondo del pesce, per esempio, potrebbe essere sicuramente una cosa interessante. Procediamo quindi nel cercare di capire un po'
riguardo la sostenibilità. Ne abbiamo accennato prima, ne accennava Giovanni nel rapporto con Fruttagel, che guarda caso produce anche surgelati, per quanto riguarda il packaging, quindi la conversione della bottiglia di plastica al cartone. E sembra che questo segmento, soprattutto all'estero l'abbiamo visto, si citava per esempio il caso dell'Inghilterra, alcune insegne straniere, Iceland è stato il primo a dichiarare, il distributore in specialista nel surgelato in Inghilterra, che avrebbe convertito o comunque eliminato la plastica da tutti i suoi prodotti entro il 2025. Ecco, allora mi chiedevo in che senso possiamo dire che la marca del distributore sta un po' segnando il passaggio dal dire al fare della sostenibilità, dal dichiarare vorremmo fare al dire no, stiamo facendo, ci stiamo per arrivare, abbiamo una scadenza. Questo può essere interessante un po' capire dal vostro punto di vista. Certamente, allora il tema della sostenibilità e dell'attenzione a tutto quanto riguarda il crescente problema, insomma, che dobbiamo tutelare un pochino le risorse del nostro pianeta, è trasversale a tutte le categorie, direi del mondo del largo consumo. Ovviamente i surgelati non sono da meno e riteniamo che a questo proposito ci siano anche alcuni aspetti, diciamo così, connotati vincenti che questa categoria porta con sé quando pensiamo a valutare l'impatto che l'immissione di un prodotto nel mercato ha, pensando da quando esso inizia, quindi dalle fasi primarie della produzione agricola, fino a quando questo viene smaltito e quindi in particolare riferendomi agli imballi. Il surgelato da questo punto di vista, dicevo, ha delle potenzialità interessanti perché essendo che il mezzo di conservazione ovviamente è il freddo, e qui non scopriamo nulla di nuovo, questo freddo necessita certamente di energia per poter essere mantenuto correttamente nella catena del freddo, appunto. Ma dall'altro lato, in tema di packaging, per esempio, è assai generoso perché non vi sono delle tematiche particolari che, al di là delle esigenze di marketing ovviamente, che servono per garantire la tenuta di un imballaggio quando parliamo di un prodotto surgelato. Cioè, se vogliamo, il prodotto surgelato ha questioni prevalentemente di protezione igienica, ma se lo confrontiamo per esempio con un prodotto in atmosfera modificata, dove ovviamente le performance dei film e delle quantità soprattutto di film che devono essere utilizzati, mi riferisco alla materia plastica in particolare, sono notevoli perché altrimenti viene meno la capacità di protezione della confezione dell'alimento. Ecco, lo stesso non si può dire per un surgelato, dove chiaramente ci sono tutte le esigenze di sigillamento e quant'altro, ma il tipo di materiale non è così rilevante per andare a verificare la protezione nel tempo dell'alimento. Questo ha permesso, per esempio, cito un esempio che, visto che ne ho sentito parlare, mi è piaciuto molto, dal collega che mi ha preceduto di Carrefour, che loro stanno cercando di ridurre in maniera importante la quantità totale della plastica. Noi per esempio anche nella nostra azienda abbiamo in atto un percorso dove siamo riusciti a ridurre enormemente lo spessore del film che protegge igienicamente gli hamburger che ci sono surgelati nelle confezioni di cartoncino, garantendo la protezione igienica totale, quindi la plastica serve per evitare il contatto con il cartoncino, ma sostanzialmente riducendo lo spessore siamo arrivati a consumare qualche migliaio di tonnellate in meno di plastica all'anno, diciamo senza un impatto di fatto di peggioramento qualitativo del prodotto. Quindi ci sono tante possibilità e sicuramente il surgelato si presta molto a metterle in atto, perché appunto è un pochino meno, se vogliamo, richiede un pochino meno al packaging rispetto ad altre categorie. Bene, quindi grande opportunità anche da questo punto di vista attraverso il mondo del surgelato. Un altro tema della giornata è quello dell'innovazione e soprattutto quello della collaborazione fra produttori e distributori per realizzare progetti innovativi. Oltre a quello che è già stato proposto, che si fa riferimento ai formati, ai punti di vendita, la mia domanda vuole un po' essere questa.
come avviene questo percorso per i gelati e surgelati di collaborazione? Quali sono eventuali limiti da superare e le opportunità da cogliere tra produttori e distributori in questo senso? Questa è una bellissima domanda, perché diciamo che il tema della partnership con i nostri grandi clienti, mi riferisco in particolare ovviamente ai retailer, è un tema estremamente importante per la sopravvivenza e lo sviluppo delle nostre aziende di produzione, che ripeto, qui parliamo prevalentemente di aziende italiane, che operano con il mercato retail, quasi tutte con forniture, diciamo, di marca del distributore, anche se ovviamente poi ci sono anche aziende che vendono col proprio brand. La maggior parte di quelle italiane, oserei dire, vive una formula mista, quindi entra con magari dei prodotti a marca del produttore e poi inizia, dopo un percorso magari anche di valutazione reciproca, anche a sviluppare prodotti a marchio del distributore. Allora, io innanzitutto voglio dire che ci tengo molto alla relazione tra l'industria di produzione e i grandi retailer. Negli ultimi anni, a livello di collaborazione, sicuramente segnaliamo e registriamo un miglioramento. Ci sono stati dei passi avanti, nel senso che prima magari le relazioni erano un pochino più, lasciatemi dire, muscolari. Adesso certamente, ovviamente, ciascuna parte deve giocare la propria partita, però è in aumento la consapevolezza che siamo due attori che sostanzialmente hanno lo stesso obiettivo, che è quello di creare valore per il consumatore. Quindi si parte sempre di più da un'analisi di quello che il mercato chiede e un pochino meno da una mera, chiamiamola, volontà di cercare un prodotto che costi meno per poter fare un po' più di margine. Quindi questo è veramente da segnalare, perché secondo me è anche un punto di miglioramento culturale che il mondo italiano, e qui lo vedo insieme, industria e distribuzione insieme, sta registrando nell'arco degli ultimi, soprattutto degli ultimi anni. C'è da dire inoltre che il tema della possibilità di lavorare, quindi generando dei volumi significativi, per molte imprese italiane, che come sappiamo il nostro panorama produttivo è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese, le nostre aziende, anche quelle associate a UNAS, sono prevalentemente PMI e l'Italia è sostanzialmente un paese di PMI, avere l'opportunità di sviluppare con dei retailer dei prodotti a marchio del distributore è un'opportunità sinceramente utile ed importante, perché anche se ovviamente ha i suoi, chiamiamoli, retri della medaglia come tutte le cose, non va dimenticato che spesso permette all'azienda di sviluppare delle economie di scala che poi gli permettono di poter magari consolidare un ufficio, un reparto qualità un pochino più strutturato, una ricerca e sviluppo magari un pochino più strutturata, che poi gli possono dare anche la possibilità di andare su nuovi mercati. Quindi non va mai dimenticato il fatto che è una grande opzione quella di poter intessere relazioni di produzione a marca privata. Chiaramente ci sono anche degli aspetti più delicati, spesso, per citarne qualcuno, magari ci sono delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione che vengono portate avanti nelle imprese di produzione e che poi magari possono essere in qualche modo, come dire, succhiate da questo partner, non voglio usare un termine improprio, ma diciamo che potrebbe limitarne un pochino poi, come dire, l'utilità nell'arco degli anni, perché magari diventano una produzione esclusiva. Però è chiaro che questo è un gioco che di interessi, e quindi non si può avere tutto. È fondamentale, secondo me, e qui lo dico soprattutto a chi ci sta seguendo, che si occupa di produzione, quindi le aziende, bisogna essere in grado di sostenere la relazione con i nostri partner del retail per poter far capire il valore delle nostre attività e cercare di come dire, fare un percorso di crescita collaborativa sano, perché spesso e volentieri anche la nostra controparte, mi riferisco quindi a chi ci commissiona la produzione, vuole che l'azienda
cresca e si sviluppi, perché è alla fine un vantaggio anche per l'operatore proprio avere dei partner solidi ed affidabili. Quindi diciamo che ci abbiamo da migliorare sicuramente, però rimane una leva estremamente importante e soprattutto per il surgelato, dove come abbiamo visto la quota insomma di penetrazione della marca privata nell'assortimento è molto alta. E va detto che se non ci fosse questa, molte aziende probabilmente, non avendo gli item e le strutture di branding e di marketing, farebbero fatica a stare sulla piazza. Ecco, questo è il pensiero. Benissimo, grazie. Io direi che mutuando quello che è emerso in un altro seminario, si potrebbe anche dire che anche i produttori, quando si trovano a confrontarsi con i distributori, devono dedicare anche un po' di tempo e un po' di attenzione a conoscere in anticipo le strategie, studiandole anche a punto vendita, dei distributori, affinché la loro proposta di valore si possa subito integrare nella proposta di marketing e nei posizionamenti e nelle scelte che quello specifico distributore fa. A volte è una cosa a cui non pensiamo, siamo preparatissimi ad andare da retailer a raccontare quanto è bello e buono il nostro prodotto, ma non siamo altrettanto preparati nel capire se il nostro prodotto buono e bello poi può stare in che modalità all'interno dell'assortimento. Quindi credo che questo di reciproca conoscenza sia un elemento estremamente importante. Se usciamo dai nostri confini nazionali, vediamo che si apre un mondo di opportunità per la marca del distributore e anche quindi nel mondo dei surgelati. E fra le altre cose è un'opportunità che può aiutare tutto il sistema Italia, il sistema delle imprese, e spesso la marca del distributore è un'opportunità, un veicolo anche in questo senso di imprese che non hanno le risorse o le competenze tecniche per poter pianificare l'ingresso in nuovi mercati, ma hanno la possibilità di arrivarci grazie anche alla marca del distributore. Quindi i valori dell'italianità quando parliamo di cibo sono presenti anche nei surgelati, ovviamente. Quindi collegandoci a questa, anche un po' a quello che abbiamo detto nella prima domanda, oggi ci può raccontare qualcosa riguardo di questa dimensione, visto che anche la sua azienda fra l'altro è molto attiva nei mercati esteri? Ma certamente, questo è veramente forse l'aspetto, se guardiamo un pochino in prospettiva temporale, più interessante del comparto frozen in Italia. Cosa voglio dire? Che la qualità dei processi è inevitabilmente, come già ho detto prima, insomma, cresciuta molto negli anni, ha permesso di surgelare dei prodotti estremamente complessi, estremamente difficili, e di poterli portare dappertutto sostanzialmente nel mondo, mantenendo che cosa? Una qualità molto alta e una shelf life residua al momento, diciamo, che questo prodotto viene nella disponibilità del distributore, una shelf life ancora molto molto lunga. Questo sembrerebbe una cosa abbastanza così non importante, ma in realtà è forse un aspetto strategico che ai più non è chiaro, non riescono a rilevarne l'importanza. Perché? Faccio un esempio. Noi, la nostra azienda che produce surgelati prevalentemente a base di carne e proteine vegetali, da sempre, abbiamo 35 anni di storia, vende lungo tutto lo stivale, poi abbiamo iniziato un po' a esportare in Europa e adesso da qualche anno anche negli Stati Uniti. In Italia noi abbiamo una distribuzione, per esempio arriviamo a distribuire alcuni player in Sicilia, e ci siamo trovati che quando abbiamo iniziato a operare con le nostre prime spedizioni verso il continente americano, l'impatto della logistica su queste spedizioni, che pensavamo potesse essere una grande barriera all'ingresso in quei mercati, abbiamo incredibilmente visto che invece è assolutamente il contrario. Cioè noi spendiamo molto di più a portare delle merci in Sicilia di quanto non spendiamo per andare per esempio sulla costa atlantica, ma addirittura sulla costa pacifica. Cioè il valore del costo di un container di prodotto surgelato, ovviamente ci vuole un partner dall'altra parte che sia in grado di assorbire una quantità di questo tipo, però credetemi che i volumi di surgelato, ovviamente non lo devo dire io, ma sono molto molto ingenti quando parliamo ovviamente diciamo di mercati come quello americano, e presto anche di quello asiatico. Dicevo, questa quota di ammortamento sulla spedizione, quindi il contributo della logistica, è veramente molto ma molto poco rispetto a quello a cui siamo abituati.
Cosa significa? Che il potenziale che ci troviamo davanti, considerando che via nave ci vogliono 4-5 settimane per arrivare a Los Angeles, con un prodotto surgelato che quando ha poco ha 14-18 mesi di vita e quindi tiriamone via uno e mezzo, insomma ha davanti ancora tutto il potenziale per entrare nel mercato, a differenza per esempio di un prodotto freschissimo che o viaggia via aerea oppure non può viaggiare, perché se io ho una mozzarella o un formaggio fresco questo discorso cade completamente. Dicevo che si apre un potenziale verso mercati esistenti come quello americano o giapponese e in via di apertura come quello asiatico, che ha delle proporzioni che sono inimmaginabili. E tra l'altro, come tutti noi sappiamo, il prodotto realizzato in Italia, magari con dei prodotti anche delle materie prime tipiche oppure anche con delle preparazioni tipiche, è molto ma molto ricercato su questi mercati dove l'italianità è un valore percepito molto alto, soprattutto nel food. E quindi, per farla breve, diciamo che anche aziende di dimensioni piccole, se un po' organizzate, hanno davanti un potenziale enorme di crescita verso questi mercati. E la marca del distributore, va detto, in questo caso è un aiuto, perché un retailer, prendiamo l'esempio retail americano, assolutamente non investe su un brand che magari ha una, lasciatemi dire, discreta notorietà, perché parlo di aziende piccole, solo sul mercato italiano. Cioè non vede qual è la ratio per cui dovresti andare con un brand che non è conosciuto, che non ha valore su un certo mercato, e quindi la leva del poter produrre col marchio del retailer è una leva formidabile. Ecco, io posso testimoniare questo perché in effetti noi abbiamo iniziato con un percorso di questo tipo, stiamo proseguendo e anzi il mercato sta recependo alcune delle nostre referenze, ma con dei termini, diciamo, di valore che nell'arco di pochi anni ci hanno sostanzialmente indotto addirittura a concentrarci. Infatti la nostra azienda adesso fa parte, e questa è un'altra cosa che mi piace dire, l'Italia ha bisogno di aggregazione perché le industrie di produzione sono troppo piccole, andare su mercati di quel tipo con una dimensione di fatturato come quella tipica italiana è veramente difficile, perché non si è credibili, perché per loro i numeri sono molto molto diversi, quelli che secondo loro sono segnali di affidabilità, mi riferisco in particolare ai retailer americani. Quindi da un lato dico molto bene la possibilità di sfruttare la marca del distributore per l'export, sul surgelato due volte molto bene, perché ci sono veramente dei punti di partenza che sono forse nessun altro settore li ha, e per portare l'italianità, voglio dire, perché chiaramente è questo il valore aggiunto a cui io mi sto riferendo, quindi la produzione italiana, e poi il fatto che è possibile sfruttare questa opportunità senza necessariamente avere delle skill, diciamo così, parlavo prima di marketing o di branding, che sono normalmente non presenti nelle aziende di piccola e media dimensione italiana. Quindi certamente è una leva molto ma molto importante da sfruttare. Grazie Renato Bonaglia per queste considerazioni, che peraltro valgono per le aziende anche al di là del mondo dei surgelati. Il mondo dei surgelati è interessantissimo proprio per la sua trasversalità, e Renato Bonaglia potrebbe intrattenerci catturando il nostro interesse per altre ore su questo tema, perché ho avuto modo di parlare con lui in qualche occasione, quindi di capire quanto effettivamente possa essere questa categoria, questo segmento importante anche per il distributore, oltre per tutto quello che è stato detto. Io ringrazio quindi Renato Bonaglia per la disponibilità e invito intanto a prepararsi Francesco De Rose di Coop, e mentre faccio questo chiedo però a Rachel, che ha fatto una domanda, se può riformularla, soprattutto cercando di chiarire cosa intende per porzione del gusto, così se la riformula dopo abbiamo modo di sottoporla. Grazie. Grazie. Bene, e siamo quindi, come si dice, come dicono gli inglesi, last but not least,
al caso di Coop, tracciabilità e trasparenza per il consumatore, il caso Coop Italia, la linea origine Coop. Francesco De Rose, manager chiave del mondo di Coop, ma del mondo della marca del distributore in particolare, e artefice anche di tutta una serie di indirizzi di posizionamento dei prodotti a marchio Coop, oggi ci racconta qualcosa che è anche questa molto molto vicina al tema e alla situazione. Trasparenza, origine, tracciabilità, a te Francesco, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati, ringrazio Marca Bologna Fiera e ringrazio Paolo per l'invito. Allora, il mio compito oggi è quello di parlarvi di una linea Coop, della linea origine Coop. Per introdurre la linea partiamo condividendo una slide che probabilmente alcuni di voi hanno già avuto occasione di vedere, un lavoro Nomisma 2019 che riassume i principali driver che guidano la scelta di acquisto dei consumatori e dello shopper. Se guardiamo assieme questa slide, vediamo che in diversi items, la qualità del prodotto, le specifiche di garanzia di sicurezza, un po' anche la parte del benessere, emergono segnali di un bisogno che c'è nelle persone quando devono valutare i prodotti e decidere cosa acquistare, di un bisogno di sicurezza, di garanzia, che qui trovate espresso in diverse modalità. Quindi questo per inquadrare assieme e cercare di dimensionare quali possono essere alcuni bisogni che guidano la scelta, bisogni ai quali poi i diversi brand devono trovare delle risposte, delle proposte. Non ci sono solo questi item, se vedete che assume anche un peso importante l'importanza per l'ambiente, 36%, piuttosto che esiste una parte di clienti che è guidata dalla dimensione prezzo, piuttosto che il tema degli sprechi, come diceva prima e evidenziava il Presidente UNAS. Allora, quindi questo per guidare e per arrivare a una sintesi che esiste un bisogno di fondo di sicurezza e di qualità al quale si può dare risposta. E questa è l'idea sulla quale si è costruito un po' di anni fa e si è lanciata una linea giovane rispetto ad altre linee Coop, che è la linea Origine. Entriamo un po' nella proposizione del valore di questa linea e guardiamo assieme le caratteristiche che caratterizzano questa proposta al mercato. Quindi i bisogni serviti quali sono? Sono la risposta a un bisogno di garanzia e di sicurezza nei prodotti alimentari. Noi estendiamo questi bisogni anche al tema della legalità, un tema che abbiamo inserito nel compito e della proposizione del valore di questa linea Origine. La linea Origine oggi non è presente in tutte le categorie. Abbiamo individuato una serie di categorie su cui partire, anzi più che parlare di categorie è opportuno e giusto parlare di filiere, perché sono state selezionate delle filiere su cui focalizzare questo tipo di proposta. E le filiere interessate sulle quali oggi Origine lavora sono carne, pesce, ortofrutta, quindi trovate le filiere più importanti del mondo del freschissimo, la filiera del latte, delle uova, dei salumi e poi la filiera dell'olio e le conserve di pomodoro. Quindi la linea non è presente su tutte le filiere, su alcune filiere sono filiere che si sono anche caratterizzate negli anni per scandali, per frodi alimentari, che è stato un elemento di innesco che ha generato l'attenzione e la necessità da parte nostra di proporre una nuova linea che fosse maggiormente in grado di rispondere a dei bisogni di garanzia dell'offerta. Quindi un'offerta qualificata di prodotti caratterizzati da un completo e rigoroso controllo della filiera, in modo da garantire una sicurezza superiore e con una coerente qualità, senza nessun compromesso rispetto alla qualità organolettica dell'offerta. Entriamo un po' più nei contenuti di questa offerta. Che cosa facciamo per
dare concretezza a questa proposizione del valore. Qui trovate un po' riassunti alcuni tratti distintivi, alcuni punti di differenza di questa linea rispetto ad altre linee del portafoglio COP e anche rispetto a quello che avviene sul mercato. Primo punto, era necessario aumentare i controlli, era necessario poter controllare meglio le filiere per essere in grado di, con maggiore sicurezza, di poter raccontare e comunicare al consumatore il nostro impegno nel voler controllare la filiera in modo che si possa arrivare a un prodotto più sicuro. E quindi abbiamo alzato il livello di lavoro, di impegno, di coinvolgimento dei fornitori nel creare una filiera di qualità. Dove creare una filiera di qualità richiede una grande conoscenza di questa filiera, della filiera, è una attenta gestione di tutte le fasi della filiera, quindi non era più sufficiente per controllare i prodotti quando arrivano, ma si è ritenuto necessario controllare tutti gli stadi della filiera e quindi cosa mangiano gli animali, o come vengono coltivati i frutti che poi portano il brand origine sopra. E quindi questo ha richiesto maggiori controlli, ha richiesto di costruire una totale rintracciabilità di quello che avviene in tutte le fasi di questa filiera. Ha richiesto capitolati, ha richiesto accordi con tutti i partner che vengono coinvolti in questa filiera, in questo network, per poter far sì che si sia in grado di poter dire al consumatore che si controlla tutte le fasi della filiera. Voi avete visto prima il rapporto Nomes, ma è un rapporto 2019, quindi probabilmente oggi parlare di ricerca 2019 può essere un po' limitante, quindi aspetteremo adesso, dopo tutto quello che è successo, magari c'è grande discontinuità e vedremo le nuove rilevazioni che cosa diranno. Probabilmente ci sarà un'attenzione al prezzo che resta importante, probabilmente emergerà tra le persone, tra i consumatori anche una cresciuta attenzione verso la sicurezza, nel capire come i prodotti vengono fatti, perché talvolta poi abbiamo visto che la non attenzione in quello che succede a monte può provocare quello che è successo, quindi potremmo scoprire anche una maggiore sensibilità, una cresciuta sensibilità da parte dei consumatori verso questo tema dell'attenzione a quello che fanno gli attori che sono a monte della fase del consumo. Quindi questo è il primo punto di differenza di questa linea rispetto alla linea ad altre linee, e il primo punto di differenza di questa linea rispetto anche a quello che viene sul mercato è questa grande attenzione a questo grande lavoro di processo fatto a monte sulla filiera. Poi questo nei contenuti è una linea OGM free, è una linea dove si lavora per ridurre gli antibiotici che sono un elemento importante poi per la nostra salute. C'è un punto sul benessere animale, perché se si lavora attentamente sul benessere animale poi ne consegue che è meno necessario e meno importante usare gli antibiotici sui prodotti. Dicevo, origine ha anche un'anima di attenzione all'etica del lavoro, ai diritti dei lavoratori, e quindi la tracciabilità funziona anche da questo punto di vista, nel garantire, nel raccontare alle persone l'impegno che si fa, nel fare in modo che a monte non ci sia del lavoro sporco. Ultimo punto che caratterizza questa linea, per riassumervi il risultato che è stato fatto finora, è l'ampiezza di questa linea. Non si tratta di lanciare poche referenze in qualche categoria, è una linea abbastanza ampia che copre diverse categorie, copre diversi segmenti di queste categorie, quindi la numerica della proposta che siamo riusciti, su cui lavoriamo tanto, per proporre al consumatore è una numerica abbastanza ampia, che quindi diventa un altro elemento caratterizzante della proposta al mercato di questa linea.
non finisce qua il lavoro che stiamo facendo. Un altro elemento distintivo di questa architettura dal punto di vista dell'offerta fatta su questa linea è la costruzione di un network fatto da tanti fornitori con cui lavoriamo a monte, che attiviamo, selezioniamo, coinvolgiamo, e poi anche l'esistenza di un soggetto esterno, di soggetti esterni, soggetti indipendenti che certificano il lavoro fatto da COP. Quindi ne emerge un binomio sicurezza e trasparenza, e su questi due temi, su questi due aspetti diventano gli elementi che spiegano e aiutano, alimentano la reason why di questa linea. Quindi COP mette in chiaro quello che fa, e quindi questo elemento di trasparenza sul lavoro fatto crediamo sia un elemento di ulteriore distintività e che caratterizza questa linea rispetto al mercato. Quindi questo si traduce in prodotti senza antibiotici, si traduce in una campagna di alleviamo la salute, si traduce in una dichiarazione di attenzione al lavoro, a monte, e si traduce negli impegni di COP anche rispetto ai produttori, rispetto agli attori che fanno parte di questa filiera, i quali sono maggiormente messi in grado di poter ricevere un compenso giusto per il loro lavoro. Se avete avuto modo di ascoltare la comunicazione che stiamo facendo in questi giorni in radio, la tripa convenienza, si parla di convenienza perché il prodotto ha una convenienza, si parla di convenienza perché c'è un impatto nel benessere delle persone, quindi un altro aspetto di beneficio, si parla di beneficio in termini di attenzione al compenso che diamo agli attori che con noi assieme collaborano nella filiera. Rispetto a un altro punto interessante che vale forse per tutti i mercati in cui lavoriamo, ma in questo caso ritengo sia un punto su cui soffermarsi, è il lavoro del team interno, delle diverse funzioni che in COP sono coinvolte nello sviluppo di questa linea. Quelli che si occupano di prodotto a marchio, i colleghi del commerciale e i colleghi della qualità, bravissimi, i quali hanno il compito, un compito importante di presidio tecnico della filiera, di selezione, di costruzione di capitolati all'interno della filiera, di controllo e quindi un ruolo importante nel garantire il funzionamento dell'idea che c'è dietro origine. Non è un percorso facile, e per COP questo è un lavoro, un impegno che è partito tanti anni fa, che ha caratterizzato già da anni il lavoro di COP in alcune categorie. Alcuni di voi forse ricorderanno negli anni 90 Prodotti con Amore, quindi già un primo impegno nella carne di attenzione, di controllo nei prodotti, che poi si è trasformato nel quadrifoglio e poi è arrivato qualche anno fa ad essere inserito nel brand origine. Quindi è il risultato di tanti anni di lavoro, di impegno da parte dell'azienda e sul tema della tracciabilità delle filiere, e quindi di questo lavoro per far sì che si possa trasmettere ai consumatori una proposta forte dal punto di vista della sicurezza e della trasparenza. Sono questi i due valori, i due valori dell'insegna COP che questa linea comunica e valorizza. Chiudo con qualche indicazione sui risultati. Come è andata questa linea? Abbiamo un buon sviluppo di fatturato. Sia nel 2019 la linea ha avuto un tasso di crescita superiore
al tasso di crescita medio della nostra PL. E questo dato lo ritroviamo anche nei dati del 2020, quindi anche in questa fase di difficoltà che stiamo vivendo, questa linea ha avuto dei risultati sopra media rispetto all'andamento della categoria, anche superiore a dei dati che ho visto oggi trasmessi da Gianmaria. Quindi un buon risultato. È una linea che ha un peso importante nell'economia complessiva del brand Coop, della prodotta marchio Coop, quindi è un peso importante dal punto di vista del fatturato spiegato da questa linea. Oggi questa linea ha una distribuzione non molto omogenea sui settori, in quanto, come avete visto, il focalizzarsi su alcune filiere ha fatto sì che oggi il fatturato è maggiormente baricentrato sulla parte freschissima, fresco, meno nella parte del grosso alimentare, ma questo saranno argomenti per quanto riguarda il prossimo sviluppo della linea. L'azienda ritiene di continuare a lavorare con impegno per garantire le caratteristiche di questa linea, il suo sviluppo, e cercheremo di lavorare bene anche per comunicare ai consumatori, anche agli altri soggetti che fanno parte delle nostre attività, quindi il mondo anche dell'industria, le caratteristiche di questa linea. Vi ringrazio. Grazie Francesco per averci descritto in maniera molto chiara un posizionamento originale di questo marchio Coop Origine. Scusate il gioco di parole, ma possiamo dire che è originale perché è abbastanza focalizzato sul tema sicurezza e trasparenza, e magari mi sembra anche molto coerente con il percorso e i valori di Coop che sono stati declinati nel tempo. Fra le altre cose, citavi un rapporto, c'è il rapporto Coop che poco più di dieci giorni fa, Albino Russo, quando lo presentava, diceva: beh, insomma, il tema del prezzo sembra che è ancora davanti un po' a tutti nell'ambito competitivo. Però c'è una chiave molto più, diciamo, articolata di lettura del tema del prezzo, che è quello del rapporto qualità-prezzo. Guarda caso, Mauro Latini e Marco Pedroni dicevano: beh, no, infatti il nostro obiettivo è proprio quello di offrire un'accessibilità ai vari livelli di posizionamento, quindi rapporto qualità-prezzo, dei diversi prodotti. Quindi anche questo molto coerente con il posizionamento di Coop, e potremmo dire che è un po' un posizionamento trasversale della marca e del distributore. La marca e il distributore rende di fatto accessibili, sia in una logica di ponderata distributiva, sia in una logica di posizionamento prezzo, prodotti che altrimenti sarebbero forse anche molto costosi. Pensiamo al progetto del vino, dove troviamo fior fiore un Barolo eccezionale a un prezzo, devo dire, conveniente. Quindi non si parla più di prezzo basso in assoluto, anche da parte del consumatore c'è questa competenza ormai nel cogliere quanto sia importante proprio il rapporto qualità-prezzo e l'accessibilità quindi ai diversi livelli, che sembra proprio essere una delle strategie che Coop in maniera eccellente sta portando avanti. Fra le domande ce n'è una che fa riferimento a quando ci dicevi il marchio nei propri valori include anche il tema della legalità, e qualcuno si chiede: ma come possiamo esplicitare questi elementi, cioè in che cosa consiste, quali sono gli elementi? C'è una comunicazione, c'è qualcosa che vive sul packaging, è una cosa, diciamo, magari a cui non siamo abituati, prendiamo la confezione, vediamo l'etichetta nutrizionale, gli ingredienti, l'origine, ma su questa dimensione quale potrebbe essere la modalità efficace per far arrivare questo messaggio? Sicuramente c'è tanto lavoro da fare in termini di comunicazione su questi messaggi. Noi raccontiamo l'impegno dell'azienda nel tutelare il lavoro nero, e quindi fare in modo che un produttore di conserve di pomodoro sia adeguatamente compensato, abbia un prezzo equo, per far sì che sia maggiormente in grado di garantire il lavoro, un lavoro ben remunerato. E quindi nel nostro lavoro
di attenzione alla filiera, verifichiamo questi aspetti. Probabilmente dobbiamo essere, se c'è la domanda, vuol dire che c'è una maggiore necessità di essere più chiari e più incisivi nel comunicare questo sforzo e questo impegno che facciamo. Perfetto, grazie mille. Ne approfitto perché sono riuscito a interpretare la domanda di prima che era per Giovanni, quindi magari adesso vediamo il modo in cui possiamo anche con un microfono volante eventualmente consentirti di rispondere. Rachel ci chiede, rispetto al progetto della piattaforma digitale rivolta ai fornitori di Carrefour, essendo tutto in digitale, non avendo modo di vedere, di assaggiare i prodotti, come poteva essere gestita in qualche modo questa parte di valutazione? Cioè, come si poteva supplire nell'esperienza digitale a quello che probabilmente è più facile da fare nel fisico? È una domanda da mille punti, mi sembra, Giovanni. Va? Funziona? Sì. In realtà questa è un po' la sfida principale, no? Quello che abbiamo chiesto anche ai nostri fornitori, il più possibile, di fare video, di fare anche presentazioni di prodotto, cercare di farli capire di che cosa si tratta, perché purtroppo la parte fisica è quella, soprattutto quando vai a vedere un prodotto, puoi assaggiarlo, è quella veramente che manca tanto. Quindi si cerca di sopperire con foto, descrizioni, video, il più possibile, cercando di vendere o descrivere al meglio il prodotto che si va a proporre. Purtroppo vedremo un po' l'effetto che fa. Grazie, grazie Giovanni. E ripercorriamo rapidamente questa intensa mattinata, dove abbiamo cominciato ovviamente su tutte le opportunità che ci sono collegate all'esperienza di Marca Vai Bologna Fiere, della prospettiva della nostra fiera, al fatto che Gian Maria Marzoli ci ha presentato dei dati assolutamente di interesse per quanto riguarda la marca del distributore, declinati in diversi aspetti. Stefano Ghetti ha messo in luce alcuni elementi della collaborazione per l'innovazione della marca del distributore, del sondaggio, anche questi molto interessanti. Siamo poi passati con Giovanni Panzeri, che ha presentato una serie di attività della marca del distributore di Carrefour, innovative, che hanno largamente coinvolto i produttori. Un quadro estremamente interessante, molto puntuale per quanto riguarda il mondo dei surgelati, le prospettive e le opportunità, e infine, sempre con grande interesse, l'originalità di queste scelte, di questo posizionamento, che segnano un po' l'evoluzione della competenza e dell'intensità dell'attività di marketing da parte delle imprese della distribuzione, che stanno assumendo un rilievo sempre più importante. Un percorso molto interessante, non si ferma qui, siamo solo agli inizi, andiamo ad esplorarlo ancora. Abbiamo visto il tema dell'online con un 26% di quota nel grocery, che sicuramente susciterà attenzione più di quanta forse non ce n'è stata adesso, fino ad adesso, sia nei produttori che nei retailer, e ci diamo quindi un appuntamento ovviamente a Marca molto presto. Grazie a tutti voi per la partecipazione, grazie in presenza, grazie ai relatori e grazie a Marca by Bologna Fiere e a tutto il team di Marca, che è un team splendido, che ha consentito di realizzare questo percorso e che sicuramente lo realizzerà ancora con più intensità nei prossimi giorni. Grazie.